Ciao ragazzi! Ciao. Dove sono i ragazzi? Lì, sono ciao lì. Ragazzi! Benvenuti, siamo qui in questo nuovo episodio di... Niente! Di niente! Siamo qui con il buon Saido, direttamente da Figalandia, e Tommaso Renzoni. Da un posto più da un mite. Posto dalla Sidebox. Ma scusate ragazzi, perché abbiamo messo Saidonia lì, che io adesso per guardare devo parlare con lui lì, ma ce l'ho lì. Tu devi guardare dritto davanti a te. Io sono ovunque, sono il dio del nuovo mondo, come tu ben sai, quindi puoi guardare dove vuoi. Quindi ragazzi, cosa succederà oggi? Arriverà anche Giovanni Santonocito. Eccolo. Giovanni Santonocito oggi sarà la vostra voce, sarà colui che un po' modererà la chat e raccoglierà le domande. L'obiettivo di oggi è raccontarvi e poi continuare insieme la fase di creatività e di scrittura del progetto Short Movie Live, del nostro cortometraggio. Ovviamente, come già sapete, noi siamo già partiti a creare parte della narrazione, ma oggi andremo a stabilire intanto dei bivi fondamentali che voi sceglierete in chat con dei sondaggi che avranno un impatto importante sulla storia, tanto che io uno ti pregherei di fare le scelte giuste, se no mi incazzo. Beh, ma scusami, quindi ci sono delle scelte giuste e delle scelte sbagliate? Per me sì. Ah, ok, buono. No, secondo me no, non ci sono delle scelte giuste e delle scelte sbagliate, però ce ne sono alcune che cambiano proprio il significato di una scena. Quindi esatto, stiamo dando grande potere in mano loro, ma ci sta. Esatto. Per chi fosse qui per la prima volta, perché magari arriva da Saidoni e Chiara e non sa che cosa stiamo facendo, Short Movie Live è un progetto folle in cui ci siamo buttati anche appunto unendo le community, in cui stiamo realizzando un cortometraggio e abbiamo mostrato in live tutte le fasi della realizzazione. Siamo partiti a settembre con la richiesta da parte nostra per voi di delle logline, cioè dei concept di idea per strutturare il corto. Poi ce ne sono arrivate circa 210, ne abbiamo selezionate 20. Di queste 20, in una live stile X Factor infinita, per cui Tommaso diceva ti prego, mandami a casa. Alla abbiamo fine, fatto 4 ore? Quanto sì, abbiamo fatto? 3 ore e mezza, del genere. Ne abbiamo scelta una sola, che ascolterete tra poco, dalla quale noi siamo, che è di un utente, Luca, dalla quale noi siamo partiti per poi andare a scrivere la sceneggiatura di questo corto, ovviamente rimaneggiandola per necessità sia produttive sia creative, perché Tommaso Renzoni deve sempre metterci un po' del suo. Bella mia. Se no. Cioè, non è che posso venire qui, fa tutto sto casino. Però dai, più che rimaneggiata, secondo me espansa il termine giusto. Sì, esatto. Siamo entrati molto dentro le dinamiche di storia, effettivamente. Sì. Come si fa sempre. Certo, no, per forza, ma è fisiologico, anche se fosse stata una logline nostra, che poi Tommaso avrebbe preso e rimaneggiato e espanso, modificato, ma poi vi racconteremo che anche su quello che avevamo fatto noi c'è stato tutto un lavoro, per cui a un certo punto io ho chiamato Francesco e gli ho detto fra, è successo questo, abbiamo ricominciato da zero, lui l'unica riunione in cui non sì, c'era. Sono spoiler, sì. Un spoilerone, sì, un momento sì. Un attimo quindi drammatico. È andato nel panico, poi adesso vi racconteremo andando per avanti. I ragazzi che mi seguono, era la settimana del doppio trailer, se non sbaglio, di Diamante sì. Lucente per la Splendente Leggende Pokémon Arceus, quindi non ho potuto partecipare a quella riunione. Nella precedente era stato tutto bene. E Marco mi chiama, no, volevano fare tutto da capo, cosa? Invece no, poi alla fine esatto. È andata bene. Quindi adesso noi partiremo ricostruendo intanto la prima fase di lavorazione che abbiamo fatto, quindi partendo dalla logline che leggeremo per arrivare a quella che per noi è stata la terza stesura del trattamento e della sceneggiatura. E dopo che questa fase in cui vi spiegheremo tutto quello che è successo, prenderemo questa terza stesura e insieme ci rilavoreremo e appunto intanto dovremo scegliere la storia che direzione prenderà in 3 punti fondamentali che sono all'inizio, a metà e alla fine, come i migliori giochi in stile proprio avventura grafica. E quindi niente, adesso partiamo, smetto di parlare, basta, poi esatto, smetto di parlare, dico una sola cosa, vi ricordo che è attivo un crowdfunding, è vero. Quindi c'è il link che adesso appare in chat. Purtroppo abbiamo attivato i posti su Milano, avevamo 50 posti su Milano che sono finiti, poi domenica scorsa ne abbiamo messi altri 50 che sono già finiti, quindi è andata così, ma sono stati aggiunti oggi 50 posti aggiuntivi per l'anteprima di Roma, quindi se ragazzi, volete potete donare 50 euro che è il reward per prendersi l'anteprima e venite a Roma
e vedete il corto con noi, ne chiacchieriamo, ne parliamo, insomma c'è, poi c'è il Colosseo, comunque anche c'è il Colosseo, c'è la trippa, tutte cose belle. A Roma ci sono un sacco di cose belle, tra l'altro volevo far vedere, noi abbiamo dei pennarelli qua davanti, perché abbiamo dei pennarelli e la tazza di Mauro, che è un regista, Mauro. No, qua fallo vedere lì. Giacomo Boria, per favore, mi agevoli la camera, quella sul tavolo, per cortesia. Grazie Giacomo, sicuramente l'avrai attivata, semplicemente per far vedere che qua su questo foglio, che è normale carta da imballaggio, ragazzi, niente più di quello, Tommaso e Mauro scriveranno delle cose, quindi lo vedrete, vedrete la sceneggiatura. Mauro, la sceneggiatura evolversi su questo foglio di carta che poi venderemo. No, non lo so, okay, che sì, faremo. Lo mettiamo, conserviamo. Non lo so. Ce ne abbiamo 20 metri, ragazzi. Quindi io ho preso 20 metri di foglio che dovrebbero bastare. Stretti. Ragazzi, dai, partiamo con questo momento. Partiamo dalla cosa principale, dalla logline che avevamo scelto alla fine dell'ultima live di questo progetto, proposta da Luca e Tommaso. A te l'onore di leggere la logline. A me, sì, volentieri. Che tu hai questa voce sua dente. Ah, per la voce. Quindi la faccio anche un po' più, sì, la faccio profonda. Fate rumore, per favore. Sua dente. Io ci sono il disturbatore. Beh, fermi. La crisi dei materiali del 2029 ha portato all'estinzione di tutti i device digitali. I due protagonisti, dentro un'auto abbandonata, trovano un oggetto antico, un Game Boy Color di Pokémon, con Pokémon rosso. Dovranno trovare il modo di venderlo al mercato nero, combattendo le gang locali e diventare ricchissimi. Ricchissimi. Questa era la logline. Adesso partiamo e spieghiamo cosa abbiamo tenuto di questa logline, cosa invece abbiamo dovuto cambiare, perché i Pokémon, esatto, a parte per questioni di diritti, esatto, che se no ci denunciavano. Però anche quella è una storia interessante, la racconterei poi dopo, però insomma decidete, sì, voi quanto ma infatti come. Sì, ma poi si parte con tutto, ti diamo anche il là per capire a livello produttivo, a livello creativo, quindi cominciate, sì. Mauro e Tommaso, spiegateci. Allora, io parto dal lato visivo. Quello che mi interessava sicuramente era l'ambientazione, perché vuoi non vuoi, sicuramente la cosa più importante è la storia, il conflitto, il dramma, tutte cose bellissime, è vero, però era anche la possibilità di fare una cosa molto diversa da quelle che normalmente vediamo, e che era una cosa fica. E l'altra roba che mi ha subito colpito è che c'è questo, il ritrovamento di un oggetto inaspettato è sempre un bel punto di partenza per un conflitto, no? Siamo in una situazione X, troviamo una cosa, improvvisamente siamo in una situazione Y. A me ha ricordato molto la prima scena del Signore degli Anelli, Il Ritorno del Re, quando Smeagol e il suo amico trovano l'anello e improvvisamente si devono menare. Quindi questa è stata la roba che mi ha subito attratto, ecco. Sì, un'altra cosa da dire è che l'arena, appunto, noi in gergo di sceneggiatura l'ambientazione, diciamo, la chiamiamo l'arena. L'arena era interessante l'introduzione di un elemento videoludico, beh, certo, del passato, diciamo, che richiamava quindi apparentemente un tema di nostalgia, perché chiaramente quando parliamo, sì, qualcosa del passato parliamo di nostalgia, ed era quindi interessante, e qui veniamo a magari quello che abbiamo deciso un attimo di, sì, aggiustare, sì, rispetto alla logline, cosa che avviene sempre, l'idea di dire ok, ma questo come impatta il nostro protagonista, cioè nella logline che abbiamo letto c'era un indirizzo, diciamo, si andava in un mondo straordinario, si inseriva un elemento nostalgico e poi però mancava un pochino, o meglio, bisognava lavorare un pochino su qual è quell'elemento che in quel mondo nostalgico, che in quel mondo del futuro con l'elemento nostalgico faceva compiere un percorso di trasformazione, quindi drammaturgico, al personaggio. Sì, perché poi l'introduzione di questo Game Boy nella logline era qualcosa di positivo, no? Era, loro trovano questa roba positivo, e soprattutto era incredibilmente espansivo, no? Loro trovano questa roba e dovranno andare nel mondo a distruggere tutti gli altri e vincere e diventare ricchissimi. Invece era interessante tenere quel momento, no? Prendere quel momento di tensione e portarselo avanti per un tot. Io farò invece proprio la vice di Adriano Santucci in questo caso. A livello di logline, quello che sicuramente non potevamo diciamo considerare era le gang locali, perché se tu dici le gang vuol dire che sono almeno tre, sì, e vuol dire che se è una gang sono almeno tre persone nella gang, quindi 3x3 sono 9 personaggi in scena,
per un corto a 10 minuti autoprodotto è follia. Sappiate, quindi, se volete, potete formare una gang. Almeno tre, perché se no due è una coppia. Tre è una gang da tre. Se tu vai su YouPorn, no! No, tu mi insegni. Ah, io ti insegno. Che io ti insegno? Perché sei tu che ci hai spiegato. Quindi, questa è una cosa che è stata eliminata. L'altra questione era il problema, in realtà, sia Game Boy sia Pokémon Rosso. Una delle due cose l'abbiamo tenuta in modo paraculo, l'altra cosa l'abbiamo tolta. Saido, spiegaci perché non possiamo mettere Pokémon Rosso. Non possiamo mettere Pokémon Rosso perché altrimenti dei ninja ben equipaggiati di The Pokémon Company ci tirerebbero degli shuriken molto importanti, credo, tra gli occhi a tutti quanti e in un colpo solo. Scherzi a parte, ovviamente problemi di copyright sarebbero insomma stati drammatici per la nostra produzione. E quindi abbiamo scelto una direzione diversa che non so se volete che riveli adesso. Sì, io voglio solo dire, magari ne parliamo più avanti, perché molti ci hanno chiesto questa roba. Vabbè, ma voi fate solo vedere il gioco, a parte che insomma, per tutti quanti quelli che seguono anche Saito, sanno che Nintendo proprio da tutte quante le aziende è quella un po' più protettiva. Ma poi non solo, non volevamo che il tipo di gioco utilizzato fosse il reale protagonista di una qualsivoglia scena. Cioè, il punto è che noi attraverso questa storia vogliamo raccontare l'attaccamento alla parte ludica, quindi più pura del videogioco, senza che lo spettatore possa confondersi con il fatto che la storia voglia parlare di quell'esatto videogioco e di come quell'esatto videogioco abbia una forza magnetica. Quindi abbiamo un po' depersonalizzato, ecco, il software, e ora poi vedrete come, ma insomma Pokémon, non solo per motivi di copyright ma anche proprio in virtù della forza della storia che vogliamo raccontare, ha lasciato il passo ad altro. Invece il Game Boy, paraculamente, la questione sarà sfruttare una storia realmente esistita di questo Game Boy che è stato ritrovato, diciamo, dopo la guerra del Golfo. La guerra del Golfo, sì. Praticamente c'era questo soldato che in trincea della guerra del Golfo, l'unica passione e divertimento che aveva era questo Game Boy, che poi, visto che era una guerra, è esplosa la trincea e il Game Boy è stato praticamente... Sì, si è liquefatto e bruciato, ma è comunque rimasto funzionante. E quindi noi paraculamente prenderemo questo Game Boy. L'abbiamo già fatto. Sì. Quindi sarà, io l'ho anche visto. Sarà talmente rovinato che di base si leggerà G e Y. Quindi saremo tranquilli lato copyright. Sì, solo per specificare, il problema non è farle, non è che non si possono leggere le cose, anche per chi è da casa magari un giorno vuole fare un cortometraggio. Il problema non è che non si possono mai leggere le marche da nessuna parte. Il problema è che nel nostro caso due personaggi entrano in conflitto per via di questa cosa. Quindi un discorso è due personaggi si amano grazie al Game Boy. E allora Nintendo è contenta. Nintendo magari è contenta. Due personaggi si odiano per colpa di un Game Boy e un attimo che Nintendo ti dice non il sono Game d'accordo. Boy non provoca mai poi, odio, solo amore. Onestamente è lo stesso concetto del perché non c'è Pokémon Rosso. Cioè il Game Boy non è al centro dell'attenzione come Game Boy. Esatto, volevo cambiare questo. Vabbè, è una funzione drammaturgica, motivi artistici, per me, infatti io stavo zitto perché questo è comprensibilmente uno si preoccupa delle cose, però è importante tenere a mente che nella logline l'oggetto è importante per la sua funzione archetipica e psicologica, che è quella di riportare a un più mondo, che la natura stessa, dici, dell'oggetto, più che la natura stessa, esattamente. Quindi a questo punto io invito voi, Mauro e Tommaso, che c'è stato un momento in cui dalla logline si sono chiusi in una stanza, io ero lì e osservavo, in cui, anche con Francesco, in cui hanno cominciato a buttare giù su carta la struttura narrativa che doveva avere questo cortometraggio, a partire da questa logline, partendo da questi presupposti che vi abbiamo detto qui di modifica della logline. Prego, signor Tom, faccia la sua magia. Prima di cominciare, scusate ragazzi, volevo ringraziare Sara Drous, che appena Marco ha detto ci sono dei posti a Roma, ha donato 50 euro, ma non ha specificato se vuole venire o no all'anteprima. Vabbè, perché ragazzi, riceverete tutti un'email, ragazzi. Okay. Chi dona più di 5 euro riceverà una mail da Giacomo. Esatto. Ovviamente nel messaggio con la donazione. Scrivetecelo. Esatto. Comunque, perdonatemi, prima di partire con il discorso di Mario Tommaso, volevo ancora fare una precisazione. Se vi ricordate, abbiamo anche aggiunto un ultimo paletto alla nostra scrittura, che era: non vogliamo che questo corto parli di violenza
tramite o comunque legata al videogioco. Avevamo paura di raccontare una storia che potesse essere percepita come guarda queste persone che si azzuffano per il videogioco, per il Game Boy, per avere appunto controllo sulla macchina. Non è questo quello che volevamo raccontare, quindi innanzitutto le idee che abbiamo appunto in questo brainstorming che vi racconteranno buttato su carta e in testa hanno tenuto di conto di questa necessità di non far sembrare la lotta una lotta causata dal videogioco, finendo insomma straforando nella morale del oh mio Dio, i videogiochi fanno arrabbiare la gente e la fanno picchiare tra di loro. Esatto. Sì, sì, perché quello è solo Mario Kart. Esatto. Anche Smash, però. Tutta roba della Nintendo. Sì, esatto. Non ciao, diamo la Nintendo, ci segue sempre. Allora, quindi, prego. Dunque, allora, anzitutto, la prima cosa che si fa quasi sempre quando si pensa a un'idea di film o di corto è immaginare di strutturarla e quindi intanto di mettere nero su bianco ciò che si ha per cercare di capire ciò che manca. Quello che facciamo e che abbiamo fatto anche in questo caso, sì, sì, abbiamo preso una bella lavagnetta. Vediamo se riesco. Consigliare lì è l'inizio. Qui è sì, la... sì. E so Marco Cioni che non sapeva che tu avessi presente il concetto di destra e sinistra. Ah, perché ne so. Molti. Molti casi. Quindi che succede? Questa, immaginiamola come la linea appunto dove appunto questo è l'inizio, che mettiamoci una I, ma sì. Una I d'inizio. Sì, o l'alfa. E qui ci mettiamo la fine, o la F di fine, o l'omega. Se questo è l'inizio e questo è la fine, noi sappiamo per certo, a questo stadio di logline, e quello che sapevamo era che sicuramente verso, diciamo, questa zona qui, avevamo un evento determinato, no? Un evento determinato che era il ritrovare, no? L'evento scatenante. Esattamente, questo si chiama l'incidente scatenante, si chiama, o il catalizzatore, cioè l'evento che mette in moto la storia. E noi sapevamo che questo era il ritrovamento del Game Boy. Il ritrovamento del Game Boy. L'altra cosa, te lo lascio scrivere perché è un bellissimo rumore. Ok, l'altra cosa che sapevamo è che sicuramente quello che in gergo si chiama midpoint, ovvero che è al centro, o turning point, come cacchio volete chiamare voi, al centro del corto, doveva essere il primo utilizzo di questo Game Boy, la prima volta in cui lo vedevamo acceso, perché di fatto è quello che poi cambiava un po' le sorti, no? L'evento più d'impatto che c'è. E quindi l'altra cosa che sapevamo è che se qui loro dovevano trovarlo da qualche parte, da qualche diciamo parte qui, verso il centro, loro avrebbero dovuto usarlo. E qui entriamo in un altro concetto, cioè sappiamo che la narrazione, l'abbiamo detto in tutte le analisi che abbiamo fatto, si divide in tre atti, grosso modo, no? Quindi sappiamo che c'è un punto di mezzo, possiamo dividere questa linea, sarà a metà? Sì, sì, dai, metà. È metà. Con in due metà, e poi ognuna di queste metà, più o meno, la dividiamo in... Tommaso, scrivi un po' più grande, se non si legge. Molto volentieri. Questo ci dà cosa? Ci dà che qui c'è un primo atto, first act, un secondo atto, e qui c'è un terzo atto, diciamo, da questo punto in poi. Questo perché è importante? Perché sappiamo che all'interno di questa zona è dove il conflitto si sviluppa in maniera maggiore, quindi anche se, questo vale per questo, ma anche per chi è a casa, insomma, che pensa altre... A casa, perché parlo come un antico, un boomer. Chi di voi è collegato via telefono? Collegato via telefono. No, allora, dunque, sapendo questa cosa, che sappiamo? Un po' di verbo. Sappiamo che il conflitto qui si presenta, infatti si chiama setup, diciamo, qui si affronta e qui si risolve, ok? Quindi sappiamo che qui sicuramente c'è un punto che, se Gianni non mi ha copiato, ve lo dico io, a me è molto caro, che è il midpoint. Midpoint. Il midpoint, segniamolo con una M, è un punto nodale, perché qui il secondo atto è il doppio rispetto al primo e terzo, esattamente. Di solito la convenzione è questa, tant'è che molti dicono che in realtà gli atti sono quattro, ma forse adesso stasera, dai, sono cinque, perché in realtà qui è tecnicamente, poi è la struttura, dai. Diciamo, puoi dividerlo all'infinito così. Diciamo che sono tre atti. Quello che è da dire, che è l'ultima cosa da dire molto importante, al di là delle durate, perché qui parliamo di sceneggiatura e struttura standard cinematografica, in un corto è un pochino diverso. E, sicuramente noi sappiamo che più o meno in questa zona, e poi finirò il disegno degli schemi,
c'è quello che si chiama il mondo straordinario, cioè tutto ciò che ah, dà fastidio il pennarello, vedi? Vabbè, ma una persona dà fastidio, ma era tutti gli altri, però, piace, chi lo sa. C'è gente che lecca microfoni, noi no, i pennarelli no, è vero, fanno un sacco. Marco, tu lecca il microfono ogni volta che Tommaso scrive. Ok. Tra l'altro io leggo un sacco di cose che piace, di messaggi che piace tanto la tua voce, quindi ragazzi, al massimo vi vendiamo le audiocassette. D'altronde è per questo che Tommaso scrive. Esatto. La mia grande forza è la voce. No, e quindi sappiamo che qui c'è un mondo ordinario, qui c'è un mondo straordinario e qui c'è di nuovo un ritorno nel mondo ordinario, ovviamente cambiati, perché non lo disegnerò, ma da Alfa Omega si compie l'arco di trasformazione del personaggio. Quindi noi sappiamo che qui c'era il Game Boy. Mauro dice giustamente, il momento nodale è quando il Game Boy viene utilizzato. Eh sì. E quindi se è un momento nodale ed è il momento che cambia la nostra storia, è evidente che da sceneggiatore io ti dico, il Game Boy va utilizzato qui. Esatto. Perché altrimenti non ci tornano, non ci gira, non ci tornano i conti. Ora capiremo perché, però intanto sappiamo che qui deve avvenire. Quindi io qui metterei, no? Il Game Boy, schifo più grande. Sì, un po' più grande. Il Game Boy viene utilizzato. E qui si aprono un ginepraio di problemi. Perché? Perché questi sono più o meno i punti che abbiamo a questo punto della cioè della il problema nostra... del tema anche. Esattamente. Perché a questo punto noi ci troviamo, no, è midpoint, è la mia pronuncia dell'inglese che è un po' impastata. Dunque, no, quindi che succede? Succede che se questi sono i due eventi che abbiamo, ora a questo punto nel rapporto che c'è tra questi due eventi si comprende il tema. Nel senso che nel rapporto che c'è tra il trovare un oggetto e il decidere di utilizzarlo è sostanzialmente dove... il nostro personaggio agisce quello che è il suo bisogno interiore, abbiamo parlato spesso di need, di desire, non lo ripetiamo ogni volta, e quindi è in questo rapporto qui che comprendiamo di cosa parla la nostra storia. Perché il nostro personaggio, in un mondo post-apocalittico, in cui trova un Game Boy, decide di utilizzarlo? Alla fine... qui subentra il tema, esatto, che è un elemento che abbiamo discusso, che ci siamo tutti quanti ragionati separatamente, poi quando ci siamo messi insieme siamo arrivati a una cosa che convinceva tutti quanti in realtà all'inizio. No, vabbè, allora, il tema ci ha convinto sempre da subito, perché arrivata la storia, che era un conflitto figo come ci eravamo detti, andava trovato, come dire, non è solo il conflitto, non attenzione, è solo... Fermi, un attimo che leggo. Francesco ha appena donato 1.123 euro. Francesco RG dona 1.123 euro e dice dai. Allora, Francesco RG, grazie alla tua ovviamente, e sei il nostro nuovo produttore. Terzo, siamo tre. Sono tre. Il nostro nuovo capo. Esatto. Il nuovo capo, esatto. Verrai contattato a brevissimo, appena finisce la live, da Giacomo Boria e... Passo furioso. Grazie, riceverai, mille. Tra l'altro, sai, Tony non lo sa, ma da oggi, per sempre, un video al mese dedicato per te, fatto da Saidonia. Va benissimo, va benissimo, lo faccio su volentieri. Qualunque ROM di Pokémon che tu voglia, lui racconterà tutta la lore di quella roba. Grazie mille. No, però è figo che sta live invoglia la gente, capito? Cioè, è tutto ciò. Dovremmo fare solo questo, non lo facciamo. No, dovresti fare solo le live. Dura all'infinito la produzione del corto, non c'è mai, non arriva mai. Vai. Allora, quindi, stavo dicendo, la questione è che il conflitto era interessante, il punto è che il conflitto si portava dietro semplicemente, ok, loro si menano per il Game Boy. Il punto era... Questo è un altro punto, infatti. Esatto, che poi dobbiamo arrivarci. Però il punto era perché, cioè che cosa era di questo Game Boy. E alla fine, un po' era il Game Boy, un po' era il concetto di un mondo finito... subito e soprattutto la necessità di evitare quel concetto di i videogiochi ti rendono violento, perché in Italia un attimo quello è il problema, ma non solo in Italia, poi alla fine se ci pensate sì, ultimamente ci sono anche dei qui non sapevamo articoli, no, però sicuramente sappiamo che da Loglai sì andiamo in quella direzione della morte, sì esatto. La questione è che quindi esatto, una roba giustamente mi ha ricordato Tommaso. Il primo cambiamento che abbiamo tutti quanti detto è che loro alla fine non dovevano essere felici, ricchi e contenti, ma uno doveva morire e l'altro doveva sopravvivere.
e qui c'è drammaturgicamente più o meno da questi pizzi il punto di morte, quindi qui sappiamo che c'è una morte, esatto, inventato da Heath Ledger. No, che salutiamo. Ora è chiaro che e con questo ti do la parola, tra trovare un Game Boy, usare un Game Boy e uccidere per un Game Boy c'è il nostro tema. Eh sì, è da queste parti qui. E quindi la questione è stata, ok, la nostalgia, il potere della nostalgia. Questa cosa della nostalgia ci ha portato al secondo grande cambiamento, nel senso che avendo la necessità di avere la nostalgia come tema, loro non potevano più essere due ragazzi che nel nuovo mondo trovano un Game Boy e lo vogliono rivendere, ma dovevano essere due personaggi che potevano far sviluppare questo conflitto della nostalgia. E quindi, ovvero non comprendersi. Esatto, e quindi improvvisamente sono diventati un uomo anziano o comunque avanti con l'età e una ragazza, perché abbiamo deciso di cambiare il sesso perché ci sembrava più, come dire, equilibrato anche a livello narrativo, una ragazza molto giovane. E quindi qui c'è stato l'altro grande cambiamento. Abbiamo detto, ok, i due protagonisti non saranno due ragazzi, ma saranno un uomo e una ragazza. Perché in questa maniera la cosa interessante che ci tornava col concetto di nostalgia è che l'uomo ovviamente ha coscienza di che cosa l'uomo è questo Game Boy. Siamo noi. Cioè sì. Siamo Francesco, Mauro o io che nel 2050 e nel 2060 stanno vivendo questa storia. Quindi noi sappiamo se è un Game Boy, è forse la prima console che abbiamo mai utilizzato, è forse la console che più di tutti ci richiama nel cuore la nostalgia. E infatti sarà il personaggio nel quale si rivedranno molti degli spettatori anche adesso, esatto, collegati, esatto. Immagino. Altra cosa importante è, perché ne hanno parlato anche nei commenti, in questo primo atto c'è la presentazione del mondo e su un mondo del genere ci siamo interrogati, quindi sulle regole del mondo. Certo, arriviamoci dopo, fai finire la parte, vai, della ragazza. No, niente, essenzialmente la questione della ragazza ci permetteva di fare una cosa molto semplice. Lei è nata dopo la fine del mondo, lui è nato prima della fine del mondo. E quindi questo evento qui, no, il ritrovamento del Game Boy, improvvisamente ha un significato totalmente diverso per i due personaggi e quindi improvvisamente dà una forza molto più grande a quello che è il conflitto, perché lei non capisce assolutamente che valore abbia questo oggetto, per lui invece è un oggetto preziosissimo che mette in lui il seme della nostalgia. Scusa, io leggo una cosa interessante che ti vorrei dire. Zauro Mingani dice: io restauro Game Boy, metto disperatori illuminati al posto di quelli vecchi. Ah, che bomba. Questo corto mi tocca nel profondo. Tu ti contatterà Giacomo Boria, forse. Zauro Mingarelli, la mia versione malvagia. Parliamone. E grazie mille a Dottormo, che ha donato 10 euro, e Miramas, che si è preso il posto su Roma, perché su Milano sono finiti. Quindi adesso parliamo di tutta quella parte invece che era complicata, di un mondo post-apocalittico. Sì. Perché qui è la parte in cui siamo proprio andati a cazzo, nel senso, non a caso, nel senso abbiamo proprio tirato fuori le idee più folli che ci sono venute in mente per costruire questo mondo, perché questa è la parte divertentissima, quella in cui proprio dovevamo creare le regole di questo quello universo. Che si chiama world building, ed è stata una delle parti più difficili, se vi ricordate, ci siamo incagliati mille volte sulle nostre stesse idee, in particolare proprio sul movimento spaziale di questi due personaggi e sulla loro dislocazione rispetto alla civiltà che rimane. Sì, all'inizio, ad esempio, cioè, diciamo, la cosa figa è stata partire da, ok, partiamo da un elemento reale, cioè crisi dei semiconduttori, per cui oggi ne siamo arrivati a un momento in cui non producono PlayStation 5, non producono schede grafiche, schede video, non producono automobili, siamo auto. Addirittura. Sì, sì. E ci siamo chiesti, questa roba, se prolungata, a cosa potrebbe portare? E poi siamo partiti da quello per arrivare poi, ok, la società come si potrebbe evolvere? E Francesco suggeriva, c'è un solo nucleo, una sola città centrale, da cui poi partono delle coppie di persone, delle cellule praticamente. Esatto. Perché però? Perché abbiamo fatto una ricerca, quello che si fa in questi casi, comunque quando si immagina un mondo anche futuristico, soprattutto, anzi, è partire dall'oggi. Quindi una ricerca su quali sono all'oggi delle arene in cui si svolge già una forma di riciclo, di riutilizzo delle parti, e abbiamo trovato alcune di queste aree al limite dove appunto esistono effettivamente una serie, questo ci ha colpito molto, una serie di persone in Africa soprattutto,
che vanno in questi grandi campi dove ormai appunto la tecnologia arriva, no? I rifiuti tecnologici arrivano al limite, e vanno a trovare parti, tirar fuori parti che possono essere fuse, possono essere quindi riutilizzate, rivendute, ma come materie prime, non come parti tecnologiche, perché appunto non c'è più la tecnologia. No, sono un po' la moneta dell'epoca. Cioè, sì, momento. Ci sono dei posti in Africa talmente poveri dove arriva tutta quella che noi consideriamo immondizia, quindi vecchi computer, vecchie tastiere, tutta questa roba, e queste persone quello che fanno, le smontano pezzo per pezzo e ne ricavano le parti ancora utilizzabili, che per noi valgono pochi centesimi, e per loro invece sono preziosissime. E questo ci è sembrato subito toccare il tema della nostalgia. Qualcosa che per un altro vale niente, per qualcuno vale tutto. Perché in qualche modo un oggetto che oramai si è perso, che oramai è finito nella discarica, per qualcuno può ancora avere un valore, e qui torniamo al concetto di utilizzare il Game Boy. Ma eravamo nel world building, quindi vediamo come funzionano queste discariche e scopriamo che esistono queste persone che hanno anche un nome, queste persone. Sì. Vengono chiamati i riciclanti. Sì. E questo comincia a farci girare un po' le rotelle, perché appunto Saidonia diceva queste persone da un nucleo centrale si muovono, vanno alla ricerca di pezzi e li riportano. Beh, sono effettivamente dei riciclanti che vanno alla ricerca spasmodica di pezzi da riciclare. E che succede se un riciclante trova un pezzo che non è solo per una giovane ragazza che va con lui, ragazza o ragazzo, un pezzo qualsiasi, ma per lui è un pezzo di infanzia, un pezzo di nostalgia. Non è utile praticamente, ma moralmente, emotivamente, questo è l'attrito di quel momento, che l'anziano dice, aspetta, questo è utile, ma per me, per i miei ricordi, non per la società. Attenzione, Nico, guarda Nico Melli 89, io do a Cesare che De Cesare è arrivato al punto. Vogliamo leggerlo? Sì, un po' di spoiler. Vai. Nico dice, ma quindi la ragazza vorrebbe vendere i pezzi... Venderne i pezzi, mentre l'uomo vorrebbe tenere il Game Boy per nostalgia? Domanda. Questo è proprio... È l'immediato ragionamento, cioè è proprio la risposta immediata che ti dai alla domanda che ha appena fatto, si è fatto Tommaso. E vedo che infatti siete, come dire, connessi a quello che stiamo andando. Ma anche perché secondo me anche questa volta chi è in ascolto può capire anche l'esigenza di questi riciclanti di dover portare delle refurtive a casa base. Sono comunque loro l'ultima ruota del carro, vanno lì a rischiare la vita in mezzo alle macerie pur di tirare fuori oggetti elettronici, quindi per una persona, per una giovane che è cresciuta in questo mondo, il dogma unico è quel che trovi deve essere riportato indietro e deve essere messo a disposizione del fine più grande, del bene più grande. Non esiste un'utilità personale. Esatto, è interessante che il conflitto nasce dal fatto che è importante sia a livello nostalgico che economico, dice Farting Weasel. Cioè, importante dare a Cesare. Ed è vero, esattamente, il conflitto nasce da due personaggi che hanno due obiettivi differenti, ma che per caso confliggono l'uno con l'altro su un singolo punto. Quindi effettivamente è questo, cioè c'è un utilizzo economico di sostentamento e un utilizzo nostalgico emotivo, quindi che copre da un altro punto di vista. Scusami, ti interrompo, Mattman 14, mi fai male al cuore. Pensato, adesso Mauro lo lascia passare, ma no. Una voce narrante che introduce il mondo, ma cos'è, un radiodramma? Diciamo che a livello filmico molte volte la voce narrante viene utilizzata quando ci sono noi che dobbiamo fare. Però in questo caso abbiamo poco spazio perché siamo in un corto, questa prima parte che è di setup del mondo, abbiamo ragionato a lungo su questo, come settare una serie di regole del mondo, diciamo, senza fare uno spiegone, appunto. Quindi cosa ci è venuto in mente? Abbiamo detto tutto questo racconto, abbiamo fatto i riciclanti che vanno alla ricerca di pezzi e che con questi pezzi fanno un sostentamento appunto economico. Economico che vuol dire? Vuol dire che li venderanno, li consegneranno a qualcuno che in cambio gli dà qualcosa, non una valuta magari, che ci siamo detti forse cibo e acqua. Cosa di fisico. Esatto, siamo anche chiesti come possa essere il cibo e l'acqua in questo mondo. Quindi abbiamo detto sicuramente se c'è qualcuno a cui dare questi pezzi... è una specie di mercante. Noi abbiamo cominciato a chiamarlo da di noi il mercante. Il mercante. Quindi noi sappiamo che per poter far funzionare il resto della storia, in questa zona
forse anche qui lo potremmo mettere. Prima del Game Boy. Esatto, dobbiamo inserire il personaggio del mercante. Quindi il mercante ci è servito, se ricordate, soprattutto per giustificare il perché questi riciclanti non avessero una possibilità e libertà di prendere gli oggetti ritrovati e andarsene per i fatti loro, perché di base non sono neanche dotati di mezzi di locomozione per raggiungere la civiltà. Sono, non dico degli schiavi, però comunque sono bassa manovalanza che rischia la vita per cercare questi oggetti, ma non ha neanche gli strumenti poi per portarli da qualche parte. Serve una figura di intramezzo un po' più altolocata, mi permetterete il termine, che poi porta a destinazione i ritrovamenti, altrimenti avremmo perso il senso di riportare indietro. Esatto, perché oggetto. Qui mentre Tommaso e Mauro parlavano, io e Sato ci guardavamo e pensavamo, però tutto bellissimo, ma perché sti stronzi, se so così importanti, non gli danno dei quad e vanno in giro in quad? Capito? Parliamone, perché se no non mi regge un cazzo. E allora a quel punto Tommaso ha detto, facciamo che sono da due modi la giustifichi. Uno, i semiconduttori ti riducono la possibilità di avere mezzi di locomozione di un certo tipo. Due, facciamo in modo che loro vanno magari talmente lontano dal centro abitato che piuttosto che avere senso fare come Death Stranding, che si muovono sempre da un punto all'altro, ci sia un galoppino di mezzo, cioè il mercante, che li raggiunge tutti piano piano attraverso una modalità di segnalazione che noi abbiamo scelto essere i razzi. Quindi, quando il mercante vede un razzo nel cielo, va verso il razzo, trova la coppia di riciclanti, si prende i pezzi, gli dà mezzi sostentamento in cambio e poi se ne va. Allora, che poi se ci pensi è figo comunque che ci sia questo essere superiore, tra virgolette, fuori, un po' fuori dalla storia, che gestisce questa cosa. È un po' tipo Resident Evil Village. È figo, mi piace. Allora, è esattamente il mercante Resident Evil Village. Sì, è super partes, è molto più potente di te, ha molto più controllo di te, e tu invece devi fare la manovalanza, e quindi devi portare gli oggetti, uccidere i nemici, eccetera, eccetera. Esatto, il Duca. Il discorso è, tornando alla questione poi pratica, tornando al problema del radiodramma, a parte gli scherzi, sì, la voce narrante ci può anche stare, il cartello ci può anche stare, soprattutto quando hai tanto da raccontare, però è un po' una mossa cheap, almeno per quanto mi riguarda. È l'ultima spiaggia. È proprio l'ultima spiaggia, infatti Star Wars è stata l'ultima spiaggia suggerita da qualcun altro. Da Brian De Palma, se non ricordo male, che gli disse, ma non si capisce un cazzo, mettici in testa all'inizio. Comunque, allora, qual è la cosa interessante del mercante qui? La cosa interessante del mercante qui è che senza parlare, quindi noi volevamo parlare il meno possibile. Infatti, nel senso, il nostro grande, ci siamo detti, cerchiamo di parlare il meno possibile, mettiamo un'unica scena di dialogo qui. Sì, è vero. Ci siamo proprio detti, facciamo in modo che in questo mondo si parli poco, perché non ce n'è bisogno di parlare, e quando si parli deve essere proprio questione di vita o di morte. Quindi se parlano sicuramente non sono i riciclanti. Quindi non parlare, la questione era che qui, questa scena del mercante, il momento di scambio, è una roba che improvvisamente gli dà tantissime informazioni con una scena sola, perché loro sono da soli in un posto desolato, perfetto, il mondo è finito, sparano un razzo in aria, perfetto, stanno richiamando l'attenzione di qualcuno, arriva questo qualcuno ed è tutto bardato, ok, è qualcuno di importante, gli danno qualcosa, che cosa c'è dentro, lui lo esamina, quindi stanno valutando una transazione, che cosa c'è dentro, ci sono dei pezzi di microchip, ok, quindi quelli sono importanti, nessuno ha detto niente fino ad ora, quindi quelli sono importanti, lui li guarda, li esamina, fa un cenno di assenso e gli dà in cambio cibo e acqua. Perfetto, quindi un mondo finito nel quale la merce di scambio adesso sono i microchip. E quindi poi tutto, che fanno dopo aver fatto questo incontro? Si rimettono a cercare di nuovo. Esatto. Quindi ci fa capire che si va. Sono le immagini a parlare invece della voce narrante, sostanzialmente, che è la cosa più figa per quanto riguarda un'opera filmica. Dicevate prima, se c'è lo spiegone vuol dire che non ce l'hai fatta. Esatto. In più, siccome questa diventa, come abbiamo detto parlando di Blade Runner, la nostra opening image, noi sapevamo a questo punto per certo un'altra cosa importante strutturalmente. Siccome l'immagine iniziale corrisponde in maniera speculare ma diversa all'immagine finale, sapevamo che questo personaggio del mercante lo avremmo ritrovato sicuramente, diciamo, anche qui. E questa è una paraculata
di sceneggiatura che Tommaso Renzoni insegna, che funziona sempre il concetto di inizio e fine che ritornano. Ragazzi, questa live noi la ricarichiamo, perché io me la rivendo come saggio di sceneggiatura da qualche parte, perché porca puttana, prego Renzoni. No, quindi sapevamo assolutamente che questa cosa era sarebbe stata speculare, quindi sapevamo che l'incontro col mercante avrebbe settato e segnato anche l'inizio e la fine del nostro arco. Che vuol dire questo? Vuol dire che probabilmente abbiamo detto del vecchio, che quindi, esatto, la rincomposizione, la composizione ad anello, che sostanzialmente, siccome abbiamo un personaggio che all'inizio in un modo, alla fine in un altro, e che questa è l'immagine che ce lo mostra come prima e come dopo, che qui il nostro vecchio sarebbe dovuto essere estremamente distaccato dagli oggetti che vende e qui estremamente attaccato, o che comunque, visto che ci sono due personaggi in atto, uno dei due personaggi, diciamo, l'arco che faceva è che magari qui c'era, e c'era in un modo dove, e qui entrano i giochi di potere, è più, come dire, da mentore dell'altro, e qui magari, visto che c'è una morte, uno dei due muore, non c'è uno dei due perché è stato ucciso dall'altro. Quindi la terza domanda era chi muore. Esatto. Chiaramente. Io voglio qui introdurre un elemento, che è quello che a un certo punto, parlando del rapporto tra l'uomo e la ragazza, Said ha detto un nome, un titolo, cioè The Last of Us. Beh, e dai. Che è quello che poi un po' ci ha guidato nell'impostare il rapporto in maniera comunque un po' diversa, cioè l'uomo è comunque a livello di, a differenza di The Last of Us, che non c'è una gerarchia perché sono stati messi insieme per la necessità, loro sono una squadra di riciclanti, l'uomo è il capo della ragazza, a livello gerarchico gli sta sopra, ma c'è comunque, c'è questa gerarchia, però lui anche gli insegna un po' come bisogna fare per poi, cioè, capito? E questo sì è stato infatti quello che andare avanti. Assolutamente. Ora, chiaramente, chi deve morire? Deve morire, è facile da capire in una storia che deve morire. Quello che deve morire è il personaggio, si chiama Stasi uguale morte. Il personaggio che non cambia, che non è in grado di aggiornarsi, che non è parte del mondo che c'è adesso, muore. Quindi se il nostro vecchio, tra i due, chi è che è in grado di aggiornarsi a questo mondo, di stare in questo mondo? Il nostro vecchio no, perché sappiamo che trova il Game Boy e utilizza il Game Boy. Quindi automaticamente il nostro vecchio è quello che subisce la fascinazione, subisce il desiderio, il vorrà tornare. Vorrebbe tornare. Mi piacerebbe tornare. E siccome subisce questo, è chiaro che a morire a questo punto è il vecchio. E questo ci completava la necessità di trovare un tema e un arco. Perché ci completava? Perché uomo. Ce lo completava per un motivo. Perché se muore chi prova la nostalgia e accende il Game Boy, utilizza il Game Boy, in qualche modo già abbiamo una, quella che si chiama la postura tematica. Quindi evidentemente il modo in cui tematicamente ci poniamo di fronte al tema. Il tema è la nostalgia e in questo caso automaticamente andavamo verso un concetto per cui essere troppo legati, o legati in maniera sbagliata, o legati, abbiamo cominciato a farci domande di questo tipo, ci porta quindi alla morte. Scusate ragazzi, oggi sarà tutta una live di, cioè, spoiler. Spoiler tutto, ovviamente. Vi stiamo raccontando la storia. Noi vi stiamo trattando, cioè, tutti come se foste produttori. I produttori prima di andare sul set sanno la storia che si andrà a girare, altrimenti è un po' un problema. Ora, a questo punto, scusatemi, io volevo giusto citare una piccola cosa che può sembrare ininfluente, però tornerà più avanti, ed è le cose visive. La cosa fica è che, strutturata tutta questa serie di cose, noi dovevamo un attimo capire come far sviluppare il conflitto tra di loro. E la cosa bella che avevamo messo all'inizio, questa era la primissima versione, avevamo messo che il razzo serviva a chiamare il mercante. Quindi quello che ci era parso molto interessante era utilizzare sempre questo razzo, poi più avanti, come mezzo per far capire che lei vuole chiamare il mercante e lui invece non vuole chiamare il mercante. Quindi noi avevamo fatto, se non ricordo male, avevamo messo qui, quando trovano il Game Boy, la prima volta che lei prova ad utilizzare il razzo, lui la fermava, se non mi ricordo male. E lui la fermava. Diceva, cioè, ok, lei vuole utilizzare il razzo e lui la ferma. Questa cosa, un'altra cosa visiva, per evitare di far dire a lui no,
non venderemo il Game Boy perché per me è molto importante. Io lo amo questo, esatto, Game Boy, perché... cazzo. Non rimanere senza battute. Sì, sì, sì. È molto complicato, quindi questa era l'idea. E quindi qui era negare l'utilizzo del razzo, ok? Quindi lui prova qualcosa per questo Game Boy. E l'altro momento dove avevamo messo il razzo era lì, era il momento per far scaturire il conflitto tra la ragazza e l'uomo, perché a un certo punto avevamo deciso, va bene, la cosa fica sarebbe che la ragazza gli rubasse la pistola, sparasse con la pistola lanciarazzi e questo facesse sentire lui tradito. E quindi il concetto è, ah, ok, quindi sei andata contro le mie direttive e hai chiamato il mercante. E una volta che il mercante è stato chiamato, al mercante non gli devi romper cazzo, e quindi una volta l'hai chiamato, io devo per forza cosa gli devi dare. E questo derivava anche da questo, ci è derivato il problema perché adesso, esatto, che è il problema che ci si pone spesso, perché adesso, anche perché noi sappiamo che in questa zona, mentre in questa zona c'è il cosiddetto fun and games o trail footage, quindi ci sono tutte cose che raccontano una serie di esplorazioni del mondo straordinario, quindi del mondo apocalittico in cui c'è un Game Boy che crea nostalgia a uno dei due, quindi è chiaro che ci saranno scene in cui il vecchio pensa di usare il Game Boy, il vecchio cercano accampamento da qualche parte, magari ci siamo detti forse per la notte, ci avviciniamo a quello che è il momento in cui non reggerà, utilizzerà il Game Boy, allora ci siamo detti perché adesso decide di sparare il razzo quando qui utilizza il Game Boy. Questa zona strutturalmente è la zona che si chiama, Gianni l'avrà detto spesso, arrivano i cattivi, sì, la zona dell'antagonismo. Quindi abbiamo detto, forse, e qualcuno di voi ha detto qualcosa in questo senso, forse in questo mondo in cui, se abbiamo detto che si vanno in cerca di pezzi, si spara un razzo, arriva un mercante, quindi è decentralizzato, forse ci sono dei predoni. Certo. Quindi forse di notte, se uno utilizza un Game Boy, può portare all'arrivo... di soprattutto una... perché hai detto a Tomma ci servono le pizze, se no Mauro non lo gira sto corto, no, perché comunque ci va, ma poi è coerente con il setting. Ah, certo. Io per il dramma semplice prendo il doppio, esatto. Io senza action, basta che ci sia un action, un cazzotto, e Mauro si riduce il cachet della metà, esatto. Senti, ai predoni, prima di andare avanti, visto che abbiamo preso questo discorso, facciamo un velocissimo recap della situazione per chi faccio magari io... perché vedo che i numeri aumentano, le persone arrivano, magari si ritrovano. Faccio della storia un pochino di quello che stiamo facendo della storia. Allora, dai, in questo momento stiamo descrivendo qual è stato il nostro primo approccio alla scrittura della struttura del cortometraggio, partendo dalla logline che abbiamo scelto. La logline ci dava elementi quali 2050, crisi dei semiconduttori che adesso è presente in questo momento nella nostra vita, si prolunga invece di risolversi, quindi la società crolla perché non può produrre più niente, tutte le tecnologie che noi utilizziamo, per cui ci troviamo in un mondo post-apocalittico in cui la civiltà sopravvive solo grazie a quelle poche tecnologie che ancora si riescono a mettere in piedi, recuperando i materiali semiconduttori dagli scarti che si trovano in giro. Quindi c'è una coppia di riciclanti, che sono queste figure che vengono mandate fuori in questo mondo post-apocalittico, quindi immaginatevi un po' un'atmosfera che poi magari Mauro vi descriverà meglio, comunque desolato, che vanno a cercare questi semiconduttori, questi materiali, quindi quando trovano elementi tecnologici, anche tipo uno smartphone, lo smontano subito per prendersi i pezzi e andarli a vendere al mercante. Il mercante è colui che prende questi pezzi, gli dà in cambio acqua, insetti, quello che può essere materiale da sostentamento. E che succede però? In questa loro routine di cerco i pezzi, li vendo al mercante, subentra un momento in cui c'è il ritrovamento di un Game Boy, un elemento che ovviamente agli occhi sia della ragazza che dell'uomo, che sono i nostri protagonisti, è preziosissimo, perché è rarissimo trovare un elemento tecnologico tutto insieme, tutto unito in quel modo. Funzionante. A quel punto la ragazza subito pensa, ok, questo lo smonto così diventiamo ricchi, e l'uomo la ferma e gli dice, fermo, questo, visto che lui è anche il suo capo, ci penso io. Lei sta per usare un razzo per chiamare il mercante, lui la blocca. Succede qualcosa che ancora non abbiamo detto, si arriva al midpoint, il momento in cui l'uomo utilizza il Game Boy, cosa che in un'ambientazione fatta di silenzi, e di insomma di tranquillità e di tutto quanto statico, il momento in cui subentra una musichetta di un Game Boy, attiri i predoni, che sono
diciamo, fate conto, si muovono di notte, esatto, in questa narrazione si muovono di notte, e sono quegli elementi reietti della società che sono quasi, non quasi neanche più del tutto umani, come ci siamo immaginati noi, che attaccano invece gli esseri umani che ancora si muovono in gruppo a livello di società per derubarli e ucciderli per sostentarsi. A questo punto, attacco del predone, la ragazza si fa rodere il culo e dice: senti, vaffanculo, io voglio proprio chiamare sto mercante, prova a riusare il razzo. Questo momento fa sentire tradito l'uomo e quindi parte il conflitto che condurrà poi alla morte dell'uomo in uno scontro tra loro due. Voglio aggiungere e poi una cosa... tornare dal mercante. Aspetta, scusa, Francesco, molto velocemente, scusami un attimo. Mattia Pastori ha donato 450 450 euro. Adesso ragazzi, oggi fioccano monies. Giusto per fare aspetta, un... Aspetta, scusa. Allora Mattia, sarai sul set con noi, grazie mille. Mattia, tieni d'occhio la mail, Giacomo ti scriverà. Giusto per chiarire molto velocemente, c'è gente che dice: ma se è post-apocalittico, che cazzo gliene frega del silicio e dei semiconduttori? Ovviamente c'è tutta una parte del mondo che noi non raccontiamo, che non è importante. Poi ragazzi, banalmente servono quei cinque elementi di tecnologia che i poteri centrali utilizzano. Un pezzo, il resto è lasciato all'immaginazione, che è un corto, perché possono essere mille risposte, sono tutte giuste in quel caso. Come dice Francesco, possono essere tante risposte. Poi Fra farà un video da un'ora e mezza che parla della lore del corto. Però aspetta, volevi dire qualcosa? È un elemento, sì, c'è un elemento che alcuni ragazzi si stanno chiedendo, probabilmente perché nella nostra testa, avendone parlato tanto, sappiamo già come è fatto questo mercante, però non tutto il pubblico è arrivato. Il fatto è che quando viene lanciato un razzo e viene attirato un mercante, un predone, non si sognerebbe mai di andare in quella stessa direzione, certo, perché i mercanti sono molto più equipaggiati, sia degli scavenger che dei predoni, che sono ancora peggio, sono semplicemente molto violenti. È proprio come Duca di Resident, esatto, Evil. Cioè, in questo mondo... Non c'è cazzo al Duca, perché secondo me tu non lo sai, ma... senti che te parlo un percorso. In questo mondo privo di equipaggiamento, il più forte è quello più equipaggiato. Quindi i nostri amici riciclanti hanno come unica forza e strumento il loro corpo e la loro esperienza. L'esperienza degli anziani e l'agilità e l'esilità della ragazzina in questo caso, ma comunque del membro più agile appunto del team. E quindi non si metterebbero mai in mezzo tra altri riciclanti e un mercante richiamato, perché il mercante arriverebbe sicuramente prima anche a livello spaziale, perché è equipaggiato con mezzi di locomozione, i predoni sicuramente no, e se anche dei predoni si incontrassero con un mercante, il mercante sarebbe probabilmente armato più e meglio di loro, e quindi sarebbe totalmente inutile. I predoni attaccano nella notte perché è l'unico momento in cui possono avere, ed è palese dalle immagini che mostreremo, avere una... insomma una vittoria contro altri riciclanti, contro sono come le iene, puntano, esatto, alle persone, sì, deboli, che non vanno contro i leoni, no, ma non solo, ci avranno i loro mezzi, non è che sto Game Boy deve fare che ne so quale rumore, che ne so quale luce, hanno i loro mezzi, esatto, loro sono in giro a cercare, quindi magari li hanno già visti, ma questa è una cosa che non sai e li stanno aspettando. Poi, adesso andiamo avanti, che questa questione del predone che arriva viene solo... spiegato, aspetta. Questa questione del predone che arriva solo qui, poi viene risolta dopo in un altro momento in cui questa struttura verrà un attimo rimaneggiata. Comunque, vai, cercando di andare avanti velocemente, perché se no non arriviamo più all'ultima parte. No, c'hai ragione. Noi abbiamo quindi qui un blocco, no Tommaso? Avevamo qui un problema, perché il concetto è che qui era il momento in cui, dopo aver trovato il Game Boy, dovevamo vedere un cambio in lui. E... anche per cui sono 10 minuti, sì, 20, esatto, quanti sono? Cioè, un quarto d'ora al massimo. Quindi non è che stiamo parlando di 100 minuti, esatto, dove gli eventi sarebbero 120 scene. Cioè, qui stiamo parlando di un tempo molto... Sì, esatto, ci eravamo detti una cosa, ci eravamo detti 6 scene, una roba del genere, ci eravamo detti una roba massimo 6 scene. Quindi avevamo detto, ok, qui abbiamo il mercante, la presentazione del mondo, eccetera, eccetera. Qui ci prendiamo un piccolo spazio per una scena in cui vediamo loro che cercano e spieghiamo come loro cercano, quali sono gli strumenti. Gli diamo anche un oggetto. Che gli diamo? Gli diamo un metal detector, qualcosa che li possa aiutare a cercare tra i resti. Che ha delle batterie. Che ha delle batterie. Perché? Perché appunto non è che sono finiti tutti, cioè una crisi, quindi vuol dire che in un ambito di crisi chiaramente questo qualcosa c'è. Un equipaggiamento c'è, diciamo, sostanzialmente. E la cosa fica dell'inserire qui un metal detector era che di fatto si veniva a creare un conflitto tra un oggetto essenziale per la sopravvivenza, che era il metal detector, e un oggetto completamente superfluo, che era il Game Boy.
essenziale perché ti permette di vendere le cose e avere quindi, 5 app. E questo ti dà mi piace pensare cioè, che questi... io vai, vai. Scusami, scusami. No, mi piace pensare che questi riciclanti siano particolarmente bravi in quello che fanno, tanto da avere un metal detector. Magari non tutti lo hanno, ma loro sì. Esatto. Quindi sono una grande squadra rodata, esperta, ed è proprio perché sono esperti che fa strano che poi si blocchino davanti a un Game Boy. Esattamente, no, infatti l'idea da questo punto di vista è quella di dire: se io ti do un oggetto che racconto come qualcosa di fondamentale e nel corso della storia viene messo eventualmente in crisi, mi fa capire quanto è fondamentale il nuovo oggetto che trovo, perché se metto in crisi l'oggetto che avevo in precedenza che mi serve per sostentarmi, se incontrate qualcuno che vi dice voglio comprare un pennarello rosso e incontrate un altro che dice sai mi sono venduto casa per comprare un pennarello rosso, capiamo quanto è importante nella scala dei valori del personaggio il pennarello rosso, perché lo raffrontiamo senza dire niente a un oggetto ancora più importante. Ma io dirò due cose così proseguiamo. Vai. La prima cosa è che oltre al Game Boy in questa prima versione, che era una cosa che non ci tornava del tutto, lui trovava anche lui trova il Game Boy qui, è praticamente quello che avevamo detto era qui. Esatto. La cassetta mi pare. L'avevamo detto, lui trova il Game Boy qui, esatto. Si incuriosisce, invece di sparare il razzo, investiga di più, entra nel secondo atto e trova la cartuccia. Quindi di base, sospensione dell'incredulità che deve reggere, in questo caso lui trova il Game Boy e anche la cartuccia, quindi di base nella nostra testa, in quella zona c'era stato qualcuno che aveva un Game Boy e una cartuccia funzionanti e che se le perse per strada, cioè, non lo so. Quello che è. Arriviamo però al focus della questione. Esatto. Prima della morte dell'uomo c'era una cosa, cioè nel terzo atto, c'era una scena fondamentale. La scena preferita di Tommaso. Parliamo. No, cosa ci siamo detti? Per questo è diventata la mia scena preferita. Che cosa ci siamo detti? Il tema è nostalgia. Nostalgia non è un tema. Nostalgia è una parola. Nostalgia, in che modo la raccontiamo? Sappiamo che nostalgia che se la segui porta in qualche modo anche alla dissoluzione perché c'è la morte, ma nostalgia... Canaglia, uguale cosa. E ci siamo detti a un certo punto, forse ho insistito anche io... Ma no, è stata proprio una roba che tu hai detto, io ho detto, ma sì, dai, ma perché no? Pure, cioè, eravamo tutti abbastanza d'accordo. Sì, sì. Nostalgia uguale appartenenza, questo è stato il nostro tema di riferimento. Cioè, in fondo, la nostalgia è verso quel qualcosa, dai ragionamenti che abbiamo fatto, quel qualcosa che ci riporta a un mondo che ci fa sentire tutti parti della stessa cosa. Cioè, nel 2050, se ci incontrassimo noi cinque, cioè noi quattro e Saito che è da casa, da casa sua, diremmo, oh, ma ti ricordi quanto cazzo era bello giocare al Game Boy? E quella roba unirebbe noi cinque, magari escluderebbe uno del... 2027 che a Game Boy non ci ha mai giocato e quindi di base noi apparteniamo allo stesso gruppo emotivo e sociale perché abbiamo nostalgia della stessa cosa. Esatto. E quindi ho scritto a partenza. Tra l'altro quindi... è l'unica cosa che riporta un po' al mondo come si conosceva prima del delirio, della quindi, distruzione. Alla fine della questione il tema doveva essere la nostalgia significa appartenenza. Ora io e sono... questo doveva portarci questo ci ho detto come aspetta, io dire questo doveva portarci qui, come io dire nostalgia uguale appartenenza, come io dire una cosa che dicevano i vecchi sceneggiatori, come spiego a uno che non capisce niente, quindi come io dire questo, come spiego a uno che non capisce niente questo tema qui, siccome in tutti i film più o meno dalle parti del punto di morte, cioè da questa parte qui c'è una scena che viene spesso chiamata il climax, la scena madre, esatto. Seconda. Quindi sappiamo che questa scena c'è una scena. C'è una scena. È il nostro regista, ragazzi. Andatevi al prof, perché ho sbagliato una roba. Io scrivo ma con la tastiera su. C'è una scena in cui nostalgia uguale appartenenza deve essere esplicitato e quindi questo ci portava alla famosa scena parlata in cui questi due, uno gioca, uno... Io mi ero proprio... Allora, io lì ho proprio fatto scarica a barile, ho fatto, guarda, allora, loro qua lanciano il razzo, qua lui pensa ad utilizzare il Game Boy ma non lo usa, qua leva le batterie dal metal detector per usarlo, qua vengono attaccati dai predoni e rischiano la vita, qua Tommaso tu scrivi una scena in cui lui spiega a lei perché per lui il Game Boy è importante, ed è fai te a me che arrangia, ha lanciato indietro il pennarello ed è andato... E quindi di base quello che ci siamo ragionati qui era come facciamo a capire nostalgia uguale appartenenza, dobbiamo trovare un modo per cui lui
con sto cazzo di Game Boy in mano, si mette vicino a lei e gli fa capire, oh, lo vedi che questo, che per te significa solo sopravvivere, perché può essere smontato, in realtà può significare vivere. Esatto. Cioè che non sopravvivi più e basta, ma se tu invece di smontarlo ci giochi, c'hai qualcosa in più, c'è una roba che a me mi ha cambiato la vita, perché era una roba che proprio mi faceva felice. E quindi questa scena in cui lui provava a spiegare a lei questa sensazione, ovviamente fallendo miseramente. Sì, perché questi sono i presupposti per fallire. Nel senso che mentre fin qui c'è stato un rapporto di causa-effetto, quindi il trovo il Game Boy che mi fa pensare quindi al mio passato, alla voglia di utilizzarlo, abbiamo visto che c'era un metal detector, quindi a prendere le batterie che mancano, utilizzo, questo porta ai predoni, i predoni portano la ragazza a dire, beh, forse è evidente... Che ti sei rincoglionito. Esatto, perché ci facevano, aggiungevamo anche, per scappare dai predoni perdevano tutto. Sì. Quindi c'era questo momento... E lui momento... però tornava indietro per piace solo il Game Boy, quindi era proprio tipo, zio, la ragazza doveva pensare, ma che cazzo stai a fare? Esatto. Se continuiamo così, esatto, cioè moriremo per colpa di questo Game Boy. E in questa zona veniva chiaramente lo spiegone, che più o meno era tra il parlato e il meno parlato, prendi il Game Boy, vieni... Vicino a me, guarda come si gioca, vedi, questa cosa va a fare così, questa cosa fa, e qui ci ha portato anche al problema del gioco. Sì, questa era una cosa fica, in realtà, la cosa fica di questo era che loro si avvicinavano qui... La cosa brutta che avevo scritto io. No, la cosa brutta era che purtroppo era didascalica. Burca. Era troppo didascalica per quello che avevamo fatto. La cosa che era molto fica è che loro qui si avvicinavano e lei aveva deciso di sparare il razzo prima... Come dire, che lui si avvicinasse a lei, e quindi il concetto era nel momento di massimo avvicinanza lei lo tradisce, lui si sente tradito, e qui c'era uno scontro violento, perché questa è una cosa che adesso vedrete che non c'è più, ma qui c'era uno scontro violento. E quindi, ma perché mi no, ti spiego perché allora, cosa è successo? Certo. Arrivati a ragazzi, questo è un momento cruciale, arrivati a questa struttura. Mi hanno riconvocato. No, io e Mauro Zingarelli, vi dico proprio sinceramente quello che è successo. Francesco, stando a Milano, non si è vissuto del tutto questa situazione. No, questa da qui in poi no. Esatto, abbiamo presentato il corto a Matteo Bruno. Matteo Bruno è una persona che è molto molto emotiva e ha una sensibilità che, insomma, noi abbiamo usato come cartina tornasole per capire se questo funzionava. E lui mi ha detto, regà, fico, ma non mi arriva a livello emotivo, nel senso, c'erano due problemi di questa struttura narrativa. Uno, questa scena che non sapevamo come esplicitarla a livello anche proprio di scrittura, che cazzo se dovevano di qua, come renderla credibile. Due, la cosa fondamentale era far capire che questo uomo teneva il Game Boy, cioè che per questo uomo questo Game Boy era una cosa fondamentale, e che lui ci mancava quell'elemento che ci faceva dire dall'inizio, ah, lo vedi che lui c'ha questo piccolo germe di nostalgia già nel cervello, che e doveva ha sempre voluto tornare al passato. Esatto, cioè, spuntava a caso. Esatto, no? Cioè ci mancava quell'elemento messo a un certo punto che ci faceva capire che questa roba che noi abbiamo vissuto qui, in realtà lui ce l'ha sempre avuta dentro. Diciamo, c'era anche un terzo problema. Il problema, scusami Francesco, no, figurati, è che avevamo dato per scontato il, esatto, valore intrinseco del Game Boy, nel senso, del avevamo dato come per scontato arma della come nostalgia, arma di nostalgia, la mortacci vostri, avevamo dato per scontato che lo spettatore, vedendo il Game Boy, avrebbe automaticamente associato il Game Boy alla nostalgia, che è una cosa che magari vale per le persone degli anni 90 che hanno vissuto quel periodo lì, ma non è una roba universale, certo. E quindi? Quindi no, sei venuto da me a dirmi come rimandiamo la scaletta. Mauro è venuto da Tomasi e ha detto, zio, questo tema non mi funziona, bisogna cambiare il tema. E allora, vai. Tommaso Renzoni ha fatto... No, l'ha fatto Tommaso Renzoni. No! Allora, tenè. Tommaso Renzoni ha fatto questo. No, ha detto, se non funziona si riparte la carta. Ha detto... Aspetta che mi conservo questa parte. Vai, Mauro, strappola. Io voglio farvi notare che a questo punto della produzione, quando è stato fatto questo, noi avevamo già iniziato a lavorare. Ma a me allora, ne frega assolutamente nulla. Cioè, no, vi dico cos'è successo. Io ho vissuto due momenti critici dopo questo momento. Doverlo dire Adriano Santucci, cioè Adriano che stava già lavorando a location, costumi,
sceneggiatura, tutto, scenografia, tutto. Allora faccio, Adriano, è appena successo questo di là. Tommaso ha detto ricominciamo da capo. Lui è andato in crash, presidente Mod, è rimasto così fino a che lo abbiamo risolto. Perché abbiamo risolto. Altro momento, per fortuna è successo dopo che avessimo già risolto, è stato chiamare Francesco e dirgli: Fra, hai presente quello che abbiamo fatto fino adesso? Ecco. Eccolo. Tommaso a un certo punto ha detto: famo che ricominciamo da capo. Comunque vorrei sottolineare per il pubblico collegato che questa live è fottutamente meta. E primo, secondo e terzo atto non solo li stiamo spiegando nel film, ma sono anche la nostra stessa storia, esatto, di questa, questo è il midpoint, siamo arrivati esatto. Al midpoint, come potete vedere, e c'è il conflitto tra di noi, però, quindi rendetevi conto che stiamo entrando in un loop infinito di storie che si autoraccontano. Poi e ci sarà una live per spiegare, no, il corto è questo mio. Da corto... che c'è un annuncio importante. No, no, volevo solo ringraziare appunto Mattia Pastori che prima che dice donando le 450 euro dice upgrade per il reward, come cazzo hanno fatto, perché prima aveva donato 50 euro dicendo ragazzi ci vediamo a Milano, fega, e poi con questa live gli è venuta voglia, dice no io devo venire sul set, e quindi verrà sul set. Ragazzi, il crowdfunding è ancora aperto, siamo qua. Dico, devo dire, io dalla mia porto nel cuore le vostre facce quando vi ho detto ricominciamo da capo. Benzogni, è un ricordo, bicchiere, sì, no? Me l'ha tolto, però mo me lo ridà per fare Cioni, la cosa del non foglio. Non si vuole fare il bicchiere al maestro, scusami. Ragazzi, io prendo anche questa occasione per ringraziare tutti quelli che si stanno abbonando, grazie. Perché ovviamente anche abbonandovi date la possibilità a questo progetto nostro che è Twitch di crescere e di continuare. Soprattutto c'è la possibilità di ragionare su progetti di questo tipo che nascono per due motivi, perché voi vi abbonate e perché Saidoni ha fatto il torneo dei sette fiori che mi ha fatto scatenare la scintilla della rosicata per dire voglio fare una roba così figa anch'io, mortacci tua, se non fosse che nell'ultima call con Mauro Zingarelli me l'ha spoilerato completamente. Ma, è vero, è successa questa cosa, ragazzi. Quindi grazie mille Francesco, detto questo quindi abbiamo ricominciato da capo. Quindi tu sei andato, hai preso una cazzo di lavagna, hai rifatto. Ho rifatto quello che facevo prima, lo faccio così perché mi viene più dritta la linea. Vai, vai, vai. Intanto che fai la linea aggiungo un'ultima cosa, di quel vecchio environment, nonostante poi io non ci fossi nel momento della tabula rasa, non ci era piaciuto neanche il fatto che alla fine si stava quasi ritornando a ma quindi si picchiano per il videogioco. Sembrava di nuovo uno scontro violento sul videogioco con questo personaggio anziano che sembrava quasi una caricatura di se stesso. Ah, lo scemo che impazzisce per la nostalgia e se fa menare. Dritta per noi, adesso. Per noi è dritta. È torta. Per noi è drittissimo. È solo che... ragazzi, no. La prima linea l'ha fatto 6 bicchieri di vino. No, è che c'è il braccio corto, quindi fa effetto compasso. Raga, questo... benissimo. È quasi un cerchio. Questo... Allora, è colpa della lunghezza del mio braccio. La cosa interessante, Tommaso, che perché tu sei un maestro, giustamente. Chi? Grandissimo maestro. Non di linee. Non di linee, però comunque di linee narrative. Di linee narrative, esatto. È che... allora, nel vai. Cuore di tutti vai. C'era la speranza che non stessimo buttando tutto al cesso. No, non c'era nel vostro. Non c'era la certezza, no, io ero cagato sotto. Io ero pronto. Quando sono arrivati e mi hanno detto guarda che stanno cancellando tutto e ricominciando da capo, ho detto ma lo sanno che non c'è il tempo. Cioè, ma infatti, Tommaso, la cosa da maestro, da dove abbiamo iniziato? Perché esatto. E quella è stata la cosa che secondo me ci ha permesso di trovare una chiave di volta. Qua... ah, certo. Cioè, senso... da quello non funzionava. Esatto. Tommaso, anche rosicando un po' e dicendo sti registi mortacci loro, esatto. Perché comunque Mauro Zingarelli ci ha pensato tipo una settimana, quasi due, prima di arrivare a dire stavo già lavorando guarda su che non mi funziona. Tommaso ha detto, senti, visto che abbiamo capito che quello non ci funziona è nel terzo atto, ripartiamo dal terzo atto e torniamo indietro. Troviamo il tema, torniamo indietro e poi vediamo se di quello che abbiamo fatto prima qualcosa riusciamo a ritenercelo. Probabilmente no. Esatto, secondo me no, ma vediamo. Adesso lascio comunque, la... c'è chi chiede c'è ancora posto sul set? Sì, se non sbaglio ce n'è uno. Un posto solo è rimasto, quindi ragazzi il reward è 500 euro, se qualcuno vuole venire sul set ce n'è uno solo. Siamo qua. Via. Comunque al di là del dramma, è importante anche per chi, cioè, chi ci segue che scrive, chi ci segue da casa e sta scrivendo un lungometraggio e chi ci segue da casa, però veramente c'è una cosa importante: quando non vi torna un punto della storia non state a cercare di modificare tutta la storia per farvelo tornare, buttate tutto e partite dal punto che non vi torna, fate funzionare quel punto che non vi torna liberamente, come sgombrando la mente da tutto, e poi a ritroso
capire vedi se per caso tenendo ovviamente dei punti fissi. Guarda Anna cosa esatto. Questo è una cosa che esatto. Ovviamente certo. Tommaso è partito tenendo dei punti fissi, cioè il world building ci piaceva. Assolutamente. Gli elementi la prima parte proprio soltanto a livello di atmosfere e di costruzione, a parte che la logline era quella, quindi ne è poi andato gli pareva. Quindi di base siamo ripartiti. Detto, questa è la storia di due che vanno in un viaggio incredibile in auto per le colline del Chianti e si ubriaca un Game Boy e ci Chianti giocano fino al Chianti. Quindi ripartiamo da questo fottuto terzo quindi atto, da questo fottuto terzo atto, da questo come era il modo di dire, scusami Tommaso, quello degli sceneggiatori per dire come raccontare, io dire come io dire questo siamo partiti primo, secondo e terzo intanto qua c'è Giacomo, io volevo ringraziare Giacomo Boria che in queste ultime live di gruppo sta là a premere i pulsantini e ciao Gaver ragazzo, prego. Quindi noi ci siamo detti, partiamo da qui, ma cambiamo il tema, perché, o meglio, l'interpretazione del tema, perché il nostalgia è ok, ma nostalgia cosa? E qui c'è venuto in aiuto Milton, addirittura, abbiamo scomodato Milton. Abbiamo cominciato a dire nostalgia, quindi che cos'è? Esatto. È quello che ti manca. È quello che ti manca, e quindi abbiamo detto c'era la nostalgia come appartenenza... È in senso positivo. Sì, e poi forse era un effetto. Esatto. Cioè è l'effetto che ti produce la nostalgia, ma è appartenenza alla nostalgia. E abbiamo pensato quindi a nostalgia perché? Perché prima ti manca un qualcosa che era... esattamente, che era... Nico is on fire. Nico Merli 89, Paradise Lost, molto giusto. Infatti abbiamo parlato del concetto di età dell'oro. Di fuga dal paradiso, di cacciata dal paradiso. Di paradiso perduto. Quindi in qualche modo a questo punto tutto quanto ha cominciato a prendere una dimensione che sentivamo più positiva per noi, non per il corto, sì. Nel senso che abbiamo cominciato a dire forse il paradiso perduto, la nostalgia di qualcosa che abbiamo perso, che ci sembrava perfetto, quindi è anche più universale. Un tema funziona quando vale per chiunque in qualsiasi cultura. Se uno pensa all'infanzia, ripensa all'infanzia come auspicabilmente a un momento... d'oro e poi dopo si è perso qualcosa. Se uno ripensa a un ricordo piacevole del passato, ci ripensa come un momento dorato da cui poi è stato, come dire, sì, mi ricordo perché io ho detto a loro due, perché poi io lì, diciamo, durante queste riunioni ero più che altro che lanciava suggestioni e cose. Io ho detto, per me la nostalgia a ricordarmi quando andavo in bicicletta al mare. Allora, l'hai detto. Purtroppo l'ha detto. Perché ho pensato dove stiamo andando. No, in bicicletta al mare e so che ed ero felice. Non ce l'abbiamo un pazzo. Dov'è la bicicletta? Dov'è il mare? Ero felice e contento, però so oggi che non ci potrò mai più tornare lì. Anche, cioè, capito, non potrò mai essere quello. Quindi è una roba che è, cioè, che nostalgia come appartenenza era troppo positivo come tematica, invece la nostalgia ti porta comunque appunto a qualcosa che hai perso e non potrai mai ottenere, forse soltanto un costrutto simile, ma non ci potrai mai arrivare. Scusami, l'appartenenza è quella. Il mondo è perso. Nostalgia con te stesso. Esatto, il mondo è perso, cioè è finita. Il mondo così, è perso, è finito, non tornerà mai più. Se tu pensi di poterlo riavere, te la stai solo raccontando. Perché non sì, quel Game Boy in realtà non ha riportato indietro assolutamente niente, infatti l'anziano è circondato comunque dallo stesso mondo di merda nel quale lo vediamo fin dall'inizio. Comunque faccio il regista spocchioso e chiedo a Giacomo se per favore, oltre a voce narrante, puoi inserire tra i termini bannati anche flashback. Però zio, che la ma qui mi incazzo. Però ci sei bastato. Abbiamo pensato. Perché il primo a usare la parola flashback è stato Francesco. Esatto. Francesco disse, regà, no voci narranti, per no flashback. Esatto, Francesco disse una cosa molto giusta. Per far capire che sto cazzo di Game Boy e sta cartuccia sono per lui così importanti. Inseriamo un momento flashback in cui facciamo vedere che lui ci giocava col fratello. Piccolo e abbiamo risolto in 5 secondi, 10 secondi, 20 secondi il problema. Però qui subentra la produzione, che poi bisogna averci quindi un salone, un albero di Natale, due bambini... e ricreare una roba che di base non potevamo permetterci, se non che poi Tommaso ha detto a me il flashback e se me lo mettete me ne vado. Esatto. E quindi è un po' come la scritta iniziale. Sono d'accordo. Qui cosa ho pensato questa cosa. Abbiamo pensato questa cosa in realtà, perché stavamo veramente in un delirio.
e nostalgia di un mondo andato, non c'è flashback, questo mondo andato è un luogo però della mente, è un luogo della mente che si deve concretizzare, quindi qualcosa in scena, altrimenti certo, noi non ce l'abbiamo certo. da mettere in scena. E da qui è venuto in mente l'idea che il nostro vecchio potesse avere con sé una cartuccia, esatto, ma contenuta all'interno certo, di una scatola. L'ha detto prima un utente, ha detto e poi uscì fuori che il vecchio collezionava oggetti antichi. Esatto. Più o meno è questo il punto. Cioè, ci siamo detti, come facciamo a far capire che questo è un suo flow, che è un suo difetto che si porta dietro dall'inizio? E che non nasce con il Game Boy, ma esatto. trova il Grazie climax Moro. Del Game Boy. Ultimo posto, scusa Fra, se ti Ragazzi, ricordo, l'ultimo posto del set è andato via. Moro, 14.69.7, si è preso l'ultimo posto sul set. Vedo che se figata. C'è un messaggio. Dai, vedo è tutta. Un messaggio. Grazie anche a Ilari89. Era Power. Era Power. Noi stiamo ragionando sulla maglietta. Facciamo una foto. Non è la foto che mettiamo nella scatolina. Era Power. Mettiamo Giorgio. Allora, intanto, Marco, io c'ho un spoiler. No, quello dopo. Okay. Il fratello maggiore. Sì. Allora, intanto, Moro 14697 dice troppo curioso di capire come viene realizzato fisicamente una narrazione del genere per non donare. Dona 500 euro, si prende l'ultimo posto sul set. Quindi sì. I posti sul set, ragazzi, sono finiti. Giacomo Baria ti manderà una mail per metterci d'accordo su come arrivare, eccetera, eccetera. Il set è abbastanza lontano nel tempo, quindi c'è tutto il tempo per organizzarsi. Assolutamente. Quindi, andiamo avanti. Dobbiamo accalarci di meno. Sì, dobbiamo accalarci di meno. Quindi, Tommaso, riprendi in mano la questione. Vado, allora. Il vecchio aveva la cartuccia già da prima. Esatto. Nella scatolina. Prosegui. Questo ci porta a dire, questa scatolina diventa un momento molto importante della narrazione, quindi dobbiamo vederla, e la regola del 3 ci fa dire dobbiamo vederla almeno in 3 punti. Certo. Quindi noi dovremo vederla. Nella scatolina c'è la cartuccia del gioco, questa è stata l'innovazione, quindi quella memoria di quel mondo andato la porta con sé. Bravo, una capsula del tempo. Una capsula del tempo, esattamente. Quindi se la porta già con sé e se qui ci diciamo che manteniamo l'utilizzo del Game Boy, quando qui, la vediamo? Qui noi vediamo, ricordiamo, questa non è la M di Mauro, ma è la M di Midpoint. Qui noi vediamo questa prima, chiamiamola S, variabile S, la scatola. Vediamo la scatola. La scatola la rivedremo probabilmente anche da questi pizzi. Sì. E la scatola dobbiamo necessariamente vederla nel primo atto, perché non c'è cosa che può avvenire nel secondo e nel terzo atto che non sia avvenuta nel primo atto. Questa è una regola abbastanza ferrea. Quindi da queste parti dobbiamo vederla. Siccome il mercante a me piaceva, e piaceva a tutti, l'abbiamo tenuto. Il mercante l'abbiamo tenuto, quindi abbiamo il nostro incontro con il nostro mercante che ci funziona, perché non è prettamente, poi abbiamo visto come abbiamo fatto un gioco sulle opening image, molto interessante, però l'incontro col mercante porterà a dire se vendo una serie di oggetti. Cosa leggevo Zoro Mingarelli? No, dice di Matteo scrivere Bruno, scrivo grosso. Mercante, ok, scriverò più grosso da un po', scusatemi. Scriverà Mauro. No, ma scrivi tu. Lui è grafico, è medico. Scrive con i font quelli brutti. No, è bastato un mese di medicina e fatto scrivere malissimo. Perché è vero, non sa scrivere. Quindi, posso dire, Tommaso, che di questi schemi che stai facendo mi manca tantissimo il teschietto che facevi ogni volta. Lo faccio. Mettiamolo qui. Tanto è sempre qui il punto di morte. A me piace farlo così, il punto di morte. Mi piace tanto a Mauro. Piaceva tanto. Che poi i registi ragionano per immagini. Comunque, Zauro Mingarelli ha colto il punto. Perché, ragazzi, questa scatolina, qualcuno dice, ma se la porta sempre dietro? Sì, no. Non vi immaginate una scatola un metro per un metro, ma una scatolina di quelle di latta, un po' rovinate, che tu c'hai sempre nello zaino, dove lui si conserva le cose
che gli piace conservarsi, no? E tantomeno dovete pensare che la cartuccia se la portasse dietro per giocarci o nella speranza di poterla utilizzare. Infatti, il Game Boy è il dono di Dio, che esatto. Oh mio Dio, mi permette di usare quello strumento che per ora è sempre stato un gingillo e solo un ricordo, ma esatto. Ora finalmente anche un possibile utilizzo pratico. Cioè lui si è conservato sta cartuccia perché gli piaceva e all'improvviso si trova davanti la possibilità, finalmente dopo anni che la conservava, di poterla usare. E c'è un'altra cosa da dire, che era una delle ulteriori cose emerse quando abbiamo fatto questa riunione: la morte del vecchio, lo scontro famoso. Eccolo là. Questo era terribilmente farraginoso, era terribilmente qualcosa che dice sì, questi si pigliano a pizze perché c'hanno il Game Boy. Era qualcosa che a Matteo per primo non tornava neanche a noi. Quindi abbiamo provato a ragionare su come facciamo, anche qui a livello simmetrico e strutturale, a far sì che il punto di morte del vecchio, perché certo. Da questo punto di vista abbiamo ragionato quindi sul concetto che non è nostalgia uguale appartenenza, quindi uccido l'appartenenza, ma è nostalgia uguale essere fermi in un'età del passato che identifichiamo come quella che un po' cresce, un po' evolve. Quindi parliamo di progresso, di possibilità di andare avanti all'interno, come dire, di un mondo che ha delle regole differenti. E qui dicevo, qui subentra ancora di più la dinamica tra i due personaggi che deve cambiare in questo momento, perché se prima era un po' più fredda tra loro due, quindi era sì The Last of Us, ma comunque io sono il capo, tu sei il sottoposto, in questo momento diventa proprio un rapporto principalmente affettivo tra e i più, due. Guarda, è diventato il rapporto che c'è tra un artigiano e il suo apprendista. Esatto. Sì, però un artigiano che ha investito molto su quell'apprendista e ci tiene che poi diventi qualcuno. Quindi il vecchio non è soltanto il superiore della ragazza, ma è colui il suo responsabile. È il responsabile, e soprattutto lui ha investito emotivamente nella sua sopravvivenza. Quindi il rapporto tra loro è molto più caldo rispetto a prima. Prima era freddo. Sì, quindi esatto. Se parliamo di un sentimento, cerchiamo sempre, visto che è un corto, oltretutto di essere archetipici, è un sentimento di pietas, di pietà, quello che deve portarci. Perché se uno dei due deve morire, vuol dire che se c'è un sentimento emotivo positivo tra loro, non può più essere un miscontro, ma deve essere un qualcosa legato alla positività della pietas che porta alla morte di uno dei personaggi, no? A me qui c'era una roba che fin da quando avevamo parlato di nostalgia mi tornava tanto, nel senso che la nostalgia, cioè questa storia molto particolare, venne identificata per la prima volta come una malattia che avevano i soldati svizzeri, che praticamente a un certo punto non riuscivano più a combattere, stavano depressi in un angolo e non riuscivano più a fare un cazzo. E qualche dottore li vide e disse: il problema è che gli mancano le montagne, cioè loro sono talmente tanto affezionati a quel tipo di paesaggio, quel tipo di modo di vivere, che l'essere mercenari e vivere per così tanto tempo al di fuori del loro mondo li porta in questo stato catatonico. E quindi siamo detti, allora lui qui finisce... questa è andata assurda. Andiamo avanti, dopo la diciamo perché. Dopo la diciamo. Dai. Vai. Grande però. E quindi quello che ci siamo detti, lui qui deve arrivare. Te l'ho detto io. Vai. Lui qui deve arrivare in uno stato catatonico, ok? Che gli impedisce di andare avanti e quindi deve necessariamente morire. Ovviamente io neanche ve lo dico, nel senso, se lui deve morire perché è in stato catatonico, automaticamente chi è che si deve prendere la responsabilità di andare avanti, di ammazzarlo? E però ci siamo detti su questo: un omicidio è un omicidio su schermo sempre, ma per renderlo un omicidio per pietà in un corto senza parole, come mettiamo in scena il sentimento della pietà per renderlo comprensibile, considerando che qui c'è sempre il predone? Mettiamo il predone. Se qui c'è sempre il predone, quindi una colluttazione negativa, quello che io ho detto a tutti i ragazzi è: famo che lui qui col predone c'è lo scontro, torna indietro per prendere sto Game Boy, il predone spara una freccia, lo colpisce interno coscia, quindi il vecchio è ferito proprio, cioè in quella l'arteria che se ti colpiscono, a meno che non ti ricuciano subito dal femorale, sì, sei finito. E quindi inizio del terzo atto, l'uomo è imperlato di sudore a terra agonizzante, e l'unica cosa che lei può fare è prima darle il Game Boy,
con la scatolina. Certo, certo. E quindi lei di base non ha la morfina sostanzialmente per aiutarti, quindi cosa posso fare? Ti do il Game Boy così ti distrai. E poi Ho mentre stai visto che tieni. giocando, esatto, mentre stai giocando, mentre stai facendo quella cosa che in questo mondo distrutto è l'unica cosa che ti ricorda la felicità, io pongo fine alle tue E sofferenze. questo vedete subito come quando noi qui abbiamo messo il nuovo mercante, cioè il mercante che torna, la nostra altra scena mercante. Vedete come ci porta con un'emozione nuova al mercante? Cioè lei ha ucciso per pietà il vecchio, e quindi forse qui viene dato un oggetto al mercante, qui verrà dato un nuovo oggetto al mercante. E ora arriva questo dare l'oggetto con un arco emotivo estremamente più forte e con una possibilità di mantenere quel concetto di nostalgia che è anche un po' contagiosa, che non è quella del passato, ma stavolta magari è quella del vecchio. Quindi c'è una ciclicità del racconto, e nel dare l'oggetto al mercante si compie l'arco della ragazza. Frogback Italy dice una cosa che ti porterà a dire quello che stai per dire, ma lei deve proprio ucciderlo, non può stare lì ad aspettare la sua morte? Vai, Questo ci porta all'altro eh punto. sì, adesso ci Qui, arriva. esatto. Come Esatto. facciamo a introdurre quindi il concetto, abbiamo detto, di pietà legato alla morte, all'uccisione con dignità, che è quello che dobbiamo far funzionare qui? Tutto ciò che avviene qui deve essere stato setappato. Quindi siamo andati al punto corrispondente. Dopo, poi, se riesco, vi faccio uno schema Come se rapidissimo. fosse uno specchio. Esatto, come se fosse uno specchio. Quindi qui ci siamo detti, forse quel Game Boy che noi facciamo trovare casualmente nella Terra, così come abbiamo fatto prima, o in una macchina come era nella Logline, non è detto che ci torni. Forse il Game Boy lo trovano addosso a una persona che sta morendo. Sta Un morendo loro come? simile. Sta morendo come? Bravo, Fra l'ha detto, dillo Fra. Un loro simile. Esatto, e sta morendo come poi vedremo morire l'uomo, cioè per colpa di una freccia. La stessa freccia che riconosceremo essere del predone. Quindi immaginatevi questa freccia con questo piumaggio verde fluo che tu riconosci qui, come riconosci qui. Quindi un simile a loro che sta morendo per questa freccia nella pancia. E voi immaginatevi quindi lei cosa fa appena vede lui, questo tizio morente? Loro stanno cercando i materiali, ok? A un certo punto lui col metal detector sta cercando, non vede più lei, si gira e vede che lei sta su questo tizio che è morente, E agonizzante. magari E magari? sia lei oppure sui Eh sì, suoi. esatto. Quello lo capirei. E a quel punto la prima cosa che lei fa è Carriera Power. io vado e lo frugo. Perché Cioè, lei devo ragiona subito. come è nata e cresciuta in questo mondo, Esatto, quindi cioè lei l'obiettivo ragiona principale è con. quello. Esatto, lei ragiona come una risorsa per me per sopravvivere, quindi lui sta morendo, non gli serve più niente, io prendo quello che lui ha e me lo porto via. A quel punto che succede? Lui, che è il, diciamo, colui che ancora conserva un minimo il ragionamento da vecchio mondo, dice sì, noi dobbiamo frugarlo perché tanto ormai per lui non c'è più niente da fare, ma prima lo dobbiamo dignitosamente uccidere, porre fine alle sue sofferenze e poi lo frughiamo, perché siamo animali, sì, ma fino a un certo punto. E quindi in questo punto ci sarà il momento in cui lui insegna a lei come bisogna fare. Cioè il momento in cui lui dice, prima si uccide con dignità, si deve avere pietas e poi si fruga. Cosa che lei avrà imparato qui e riutilizzerà qui. Perché prima uccidi, poi frughi nel corpo dell'uomo, ti prendi il Game Boy E e lo ritorna vai a vendere al indietro. mercante. Fra l'altro, qua la cosa fighissima è che si stabilisce in un secondo, con una scena molto veloce, qual è esattamente il rapporto fra i due. Esatto. È E soprattutto fighissima rispondi questa a cosa. Simone Che Lecce. Simone dice? Lecce chiede: questo E questo insegnamento lo spiegherà insegnamento lo senza spiegherà senza dialoghi? dialoghi. Sì, è incredibile il volume di informazioni che si possono passare al pubblico senza dialoghi. È una, giustamente all'inizio della carriera di sceneggiatore si ha la convinzione che bisogna dire tutto quanto in una battuta. È molto meno necessario, diciamo, per una battuta per spiegare queste cose.
mi auguro. Anche come dici tu, giustamente, essendo un cortometraggio, si lavora tantissimo per archetipi, quindi c'è certo. Il tipo per tutta una serie di immagini che Mauro sarà bravissimo a fare se non lo ammazzo, per tutta una serie di immagini che immediatamente trasmetteranno quelli che sono i vari sentimenti che stanno provando i personaggi. No, tra l'altro, ragazzi, sta cosa l'ho sentita per intero l'altro ieri a pranzo e sono impazzito io tutto sto processo. Non altra e... cosa, altra scusa, cosa. Poi ci sono, vai, poi rispondo a delle domande. Il Game Boy che trova qui e vediamo nel viso del vecchio l'emozione, quando qui decide di utilizzarlo e improvvisamente dal suo equipaggiamento apre quella scatolina che abbiamo visto qui ma che non sappiamo che c'è dentro e tira fuori la cassetta della cartuccia del Game Boy, ci funziona da setup e payoff, cioè ora sì, perché sappiamo qui che ha già la cartuccia. La cartuccia, esatto. Esatto. Ora vedete come è molto più potente il nostro midpoint nel momento in cui decide di usarlo e attira il predone. Perché? Perché qui ha sorriso, perché qui si è mosso. Volevo solo fare un commento, ragazzi, prima di andare avanti, vai. Perché vorrei condividere con voi quello che adesso è il mio modo di leggere questa storia per come è stata cambiata e modificata da tutti questi interventi. È assurdo il fatto che con questo nuovo setup praticamente vengono raccontate contemporaneamente due storie che coesistono in due punti di vista differenti, perché dal punto di vista del vecchio, il vecchio è legato al vecchio mondo, sarà malato di una malattia fisica, la ferita dell'arma, insomma, contundente del predone, morirà per questo e nel mentre cercherà di insegnare attraverso i propri gesti alla ragazza ad apprezzare questo oggetto del vecchio mondo. Ma contemporaneamente per la ragazza la storia è che il vecchio è malato, ma di nostalgia e di questo attaccamento a un mondo che lei non capisce, quindi è ferito, ma al cuore, non al fisico, e lei apprende l'insegnamento del vecchio, ma non quello che il vecchio le voleva insegnare. Apprende la pietà di uccidere chi sta già morendo e chi ormai ha abbandonato, anche solo mentalmente, questo mondo. Quindi, a differenza di prima, non c'è un vero cattivo. Sono due punti di vista differenti che portano a un epilogo praticamente dai poli opposti per i due personaggi, ma non c'è un vero personaggio negativo, laddove prima la ragazza sembrava quasi la cattiva della situazione che non capisce il vecchio attaccato al passato. Adesso no, la ragazza fa qualcosa di coerente con il suo mondo. Ok, il mio mentore mi ha insegnato che devo ucciderlo se sta male, sta morendo, lo farò, ma in realtà dal suo punto di vista è tutto distorto perché è nata e cresciuta in un mondo che ha valori diversi da quello del vecchio. Quindi è fantastica questa cosa perché sono due storie in una. Esatto, e voglio rispondere a delle domande che sono state fatte prima. In realtà non è una risposta, è semplicemente darvi uno spunto. Molti dicevano, certo, però se lascia il Game Boy significa che non ha imparato niente, ma facciamo che lei però si tiene la cartuccia. Però facciamo che invece la cartuccia la vende perché lei è proprio cinica fino all'ultimo. Questa, ragazzi, è una delle scelte che a breve faremo insieme. Noi oggi... Prima di passare a questo volevo fare un... volevo solo fare questa anticipazione. Noi oggi faremo tre... Un altro schema. Al volo, ci metto un secondo. Noi oggi faremo tre scelte. Buoni un attimo. Noi oggi faremo tre scelte insieme, che sono più o meno all'inizio, alla metà e alla fine della storia. Queste scelte saranno abbastanza fondamentali, non tanto per lo svolgimento a livello di eventi della trama, ma quanto a livello di significato di quello che poi andremo a raccontare, esatto, in maniera, ragazzi, forte. Tant'è che io spero che ci siano fatte delle scelte in un certo modo, perché ci tengo, però poi le esplicitiamo. A questo punto voglio dire una cosa e poi passiamo al prossimo. Quello schema tuo di che cosa parlo? No, non devo fare, ma ci voglio un no, secondo. Allora, praticamente Tommaso vuole riscrivere il conto, ha deciso, buttiamo tutto. Volevo fare soltanto una cosa perché basta il suo pezzetto, guarda. No, però dai, questo ci serve. 10 metri, c'ho 20 metri di sta roba, zio. Dai, un pezzetto. Fai. Allora. Io raccolgo. Un po' di... Seguitemi. Se prendiamo questa linea che abbiamo tracciato finora e la pieghiamo, ok? La pieghiamo, come dire, a farla diventare un cerchio, ok? Qui ci stava l'inizio, abbiamo detto alfa, qui c'è la fine, omega, ok? Coincidono. Esatto. Quindi vuol dire che qui più o meno
viene trovato. Qui c'è il mercante. Come fosse in orologio, eh? Come c'è, cioè, in linea. Ah, mamma mia, odio. Senso orario. Le odio. Senso orario. La geometria la odio. Seguitemi, però. Qui c'è questo. Siamo qui qua. C'è chi dice che comunque questa linea è più dritta di prima. Qui c'è l'utilizzo del Game Boy. Più su. Ah, vai, scusa. Vai. Qui c'è la morte del vecchio. Qui c'è il mercante. Qui ci sta l'uccisione per Pietas. Ok? Questa sì, l'uccisione della prima persona. La prima persona, esatto. Il predone dov'è? Qui. Il predone è qui. Spero che stiate riuscendo a seguire. Sì, sì. Questo è l'inizio e si va così. Esatto. Quindi vuol dire che a dividere il primo dal secondo atto c'è questa linea. No? Tutto quello che è sotto è il secondo atto. Però vuol dire anche che tra Pietas e Pietas c'è una linea, tra mercante e mercante c'è una linea, tra sostanzialmente il Game Boy la prima volta che lo vediamo, l'utilizzo del Game Boy e la quindi la scatolina, Game Boy della morte. La terza volta si compie una geometria di nuovo, e che tra l'immagine iniziale, quindi l'apertura e lo stato iniziale del protagonista, attraverso il midpoint si crea un ulteriore, come dire, triangolo che definisce la scena. Quindi, come dire, la simmetria della narrazione è sostanzialmente totalmente rispettata. Ho detto una cosa. No. È totalmente rispettata. E soprattutto parliamo del finale che non abbiamo esplicitato, che poi chiude tutto il cerchio. Esattamente. Perché alla fine, come finisce la questione? Lei va dal mercante, vende il Game Boy con la cartuccia, senza la cartuccia, lo decideremo dopo insieme. A quel punto il mercante nota che rispetto a prima lei è da sola. E quindi che succede? Bussa sul furgone, si aprono le porte del furgone del mercante e scende un ragazzino di 11-12 anni. Più piccolo di lei. Più piccolo di lei. E a quel punto tu, stacco, siamo di nuovo nella situazione iniziale che abbiamo visto, in cui c'è questa coppia di riciclanti che cercano nel paesaggio i pezzi da trovare. Mentre all'inizio erano l'uomo e la ragazza, ora sono qui la ragazza che è diventata la mentore di un pischello più piccolo. E quindi di base torniamo a quello che era all'inizio, la stessa scena con due personaggi diversi, quello che prima era il personaggio, diciamo, che doveva imparare, ha imparato e adesso dovrà trasportarsi dietro e far apprendere le regole di questo mondo a un nuovo personaggio. E attraverso questa struttura siamo riusciti a rendere il videogioco solamente un pretesto per la nostalgia, uno strumento di ricordo di un mondo passato, ma non è più il movente di niente, che era quello di cui eravamo spaventati, che il videogioco divenisse movente, e invece non lo è. Tra questa è la struttura di ogni singolo episodio di Ricchi e Morti. È vero, è uguale. La simmetria tra questa parte sopra e questa parte sotto, questa parte di lato e questa parte di qua è assolutamente rispettata. Sopra c'è il mondo ordinario, il mercante, tutto ciò che vediamo che è il mondo ordinario, qui il mondo straordinario, quello che è il nostro subconscio, il nostro mondo irrazionale. Sì, la rottura da quella che è la normalità. E a breve, se facciamo anche un padre nostro al contrario, invochiamo un demone. però volete, cioè, sembra una cazzata, però vedete, cioè, scrivere una sceneggiatura cosa significa? È matematico, quasi. È quasi matematico. Io sto che diceva Fra, aspetta. No, volete raccontare adesso che cosa abbiamo fatto col videogioco? Visto che allora, facciamo la lettura. No, facciamo così. Allora, adesso ragazzi, finita questa sessione, quindi, che è successo? Siamo usciti con la struttura, io sono andato ad Adriano a dirgli zio, ne siamo usciti, tu puoi continuare a fare quello che stai facendo perché è rimasto tutto più o meno simile. Ho chiamato Fra, gli ho spiegato le questioni. Tommaso si è messo a scrivere il trattamento, che è la fase precedente alla sceneggiatura, che a breve leggeremo. Mauro è partito a farsi dei flash sulle ambientazioni, sul mood e tutto quello che legava la parte più visiva. Quindi ora Fra manderemo il Rubamatic, che ti ho fatto vedere a te, che è quella specie di trailer, e poi parleremo anche del videogioco, perché comunque rappresenta un po' la parte visiva. Vi spiego al volo cos'è un Rubamatic, esatto, ragazzi. Un Rubamatic è un trailer, sostanzialmente, che abbiamo fatto, che Andrea Ricciotti ha montato. Forse faccio un'introduzione. Sì. Allora, il Rubamatic è
un finto trailer che si fa prendendo pezzi di altri film, pezzi di roba stock footage in generale, e montare qualcosa che non esiste. Devi mostrare a qualcuno qualcosa che non è ancora stato girato, e quindi prendi pezzi di robe che già esistono e monti un trailer. Ora, Andrea Ricciotti, che magari qualcuno di voi conosce, è un ragazzo con cui io lavoro spesso e con cui passo tantissimo tempo al telefono, forse molto più che con Fiorenza, questa è una cosa forse troppo. Monta molti trailer ultimamente, sta montando un botto di trailer, praticamente il suo lavoro principale, e gli ho chiesto il favore: senti, mi fai un Rubamatic di questa roba? Gli ho dato un tot di reference e lui in un momento libero, in una mezz'ora, ha buttato insieme, rubando qua e là esatto, film, serie, elementi di cose già uscite, già viste, che permettessero a chiunque al primo impatto di capire il mood visivo e l'atmosfera che Mauro voleva trasmettere. Scusami, c'è un pizzarone che dice, detto anche, uè, bella sta scenamatic. Esatto. No, ragazzi, no, aspetta, da montatore, è normale che Rubamatic abbia delle scene in alta qualità, delle scene in bassa qualità, delle robe rubate, non rubate, eccetera. Serve solo... è interno, è un prodotto utilizzare interno, delle immagini che già conosciamo molte volte, a far capire bene qual è il mondo a cui ti stai appoggiando, ed è sempre roba interna, non viene mai portato, mandato esatto, nessuna parte, per questo ve lo stiamo per questo ve lo facciamo vedere. Quindi Giacomo adesso lo facciamo vedere, poi Fra ci parla del videogioco, perché come no, è la parte molto importante della componente visiva. Quindi prego, no, Giacomo con Rubamatic. Giacomo, vai con Rubamatic. I see trees of green, red roses too. I see skies of blue. Avete visto quello che Mauro, nel frattempo che Tommaso stava scrivendo, si stava flashando nel suo piccolo cervello da regista. Minuscolo, grazie. Grazie. Aspetta, no, adesso voglio... Posso ringraziare Andrea per aver fatto questa cosa? Grazie. Hanno visto il titolo, Fra. Hanno l'altro visto il titolo, che poi però non ne parliamo adesso, ne parliamo dopo. Io voglio dedicare a Fra un momento in cui parli del videogioco. Come che no? Significa? Cioè, ovviamente, ragazzi, visto che Mauro Zingarelli è nolaniano come regista, non è che noi potevamo averci il Game Boy spento e poi in post mettevamo il videogioco dentro lo schermo. No, no, no. Noi dobbiamo avere un videogioco fisico che esiste realmente, che riprende poi il titolo che avete visto a schermo. Quindi, Fra, spiegaci qual allora, è il processo per avere questo videogioco che ovviamente non esiste. Noi siamo partiti dalla volontà di voler creare una scena nella quale questo vecchio gioca effettivamente con un Game Boy, che quindi riproduce una musica 8-bit in uno scenario completamente stridente e post-apocalittico. Io, se chiudo gli occhi, la vedo proprio questa scena di questo anziano che sta giocando tutto rannicchiato, magari vicino a un falò, con questo Game Boy, e il mondo è silenzioso, ci sono solo rumori di fondo della natura e poi una musica 8-bit in un mondo completamente privato della tecnologia, creando appunto questo ossimoro tra magari la gioia che solitamente, o comunque il ritmo estremo che rievoca una musica 8-bit, e il resto dell'ambiente. Detto questo, volevamo creare un gioco che fosse nostro, anche e soprattutto per non distrarre il pubblico e non far pensare in quel momento allo spettatore è quel gioco, è questo, non c'è nessun significato, come dicevamo prima, intrinseco sulla natura del videogioco, e quindi da un'idea di Mauro abbiamo deciso di
creare da capo, con l'aiuto di un utente che credo sia collegato adesso in questo momento, da Drake, abbiamo deciso di creare un gioco del Game Boy, una ROM del Game Boy da zero, del genere shooting a scorrimento orizzontale. Quindi abbiamo questo videogioco che praticamente prevede l'utilizzo di una nave da guerra che spara da altre piccole navi da guerra a scorrimento, molto semplice, un gioco ad high score, quindi uno di quei giochi potenzialmente infiniti, perché devono anche mostrare il fatto che il vecchio continui a giocare queste partite alla ricerca di un high score, di un record sempre più alto, uno di quei giochi che può continuare perpetuamente ad andare avanti, e quindi non c'è un inizio, una fine, non c'è una campagna, non ci sono dialoghi, è tutto molto dinamico, accendi il Game Boy, vai, giochi, vinci, perdi, continui, cerchi di migliorare, e questa era proprio l'idea di base che volevamo sviluppare per anche riprendere un po' la violenza del mondo reale che viene prospettato, esatto, nel corto, e quindi abbiamo anche lì navi che sparano altre navi, navi grandi che sparano navi piccole. Già, ora... già so che partirà lo scannamento a chi si terrà la ROM. Io di questo... io non mi dovete cagare il cazzo. Lo so, dipende, perché dipende quanto successo avrai dopo questo corto. Okay, è vero. Dipende se lo fai bene o no, quello lo decideremo al montaggio. Comunque, caro, allora è arrivato il punto che ci siamo fatti uno spoiler di dire il nome del corto, forse. Sì, anche c'era nel Rubamati adesso. Quindi, c'era nel trailer, Rubamati, nel Rubamati. E ovviamente anche il nome del videogioco. Del videogioco. Quindi, noi ci siamo chiusi in questa stanza a fare questi schemini bellissimi. Che grecisti, guarda Priscilla, no. Sono i pennarelli. Grazie. Il titolo, aspetta. Dammelo rosso. Che grecisti, sì, ma infatti il punto è proprio quello, nel senso che finito di fare questo, che sei a fa? No, ma scrivilo su uno vuoto. No, si vede. Bene, allora, finito di fare questo bello schemino qui, siamo usciti fuori per una piccola pausa per prendere dell'aria e ricordare che colore era il cielo, e ci siamo detti, ora, tutto bello, ma come cazzo lo chiamiamo? Ci siamo detti, a questo punto toccherebbe non usare un gioco vero, toccherebbe fare un gioco da zero. E a quel anche punto... perché io da uomo del marketing ho detto, il problema a un certo punto avevamo abbandonato Pokémon Rosso e come diceva Saido eravamo passati a un videogioco stile Tetris, cioè un gioco che fosse universalmente riconoscibile. Ma qual era il problema? È che poi a livello audio tranquillamente Saido la replica un sound alike, una canzone simile a quella di Tetris. Ma è un sound alike, quindi di base tu avresti un gioco che sembra Tetris, che suona simile a Tetris, ma che non è Tetris, una roba che ti distrae. Quindi a quel punto io ho detto a Mauro, zio, invece di mettere a fare Tetris che non è Tetris, famo un gioco più tipo uno Space Impact, uno Space Invaders, che so, quei giochi che ne esistono mille versioni, per cui... Se io vi dicessi adesso, ditemi la musichina di Space Invaders. Tu continui a dire Space Invaders, tra l'altro, e non sai come si chiama, è Xivius il gioco, vabbè, che dici tu. Okay, hai creato un incidente creativo. Ditemi la musichina di Xivius, 1 su 10 me la sa dire Tetris, la sappiamo dire tutti. E quindi ci abbiamo detto, creiamo un videogioco che sia simile a quelle robe lì, ma che sia nuovo da zero. Guarda, ti dico, ho fatto di recente sul canale una live nella quale abbiamo comprato un sacco di console contraffatte proprio su eBay e le abbiamo giocate in diretta. Il feeling che vogliamo dare è di uno di quei giochi, cioè un gioco anonimo che non ha realmente magari degli elementi che lo distinguono dalla massa, ma è proprio quello il punto, che è un gioco qualunque, non deve essere particolarmente brillante in quello che fa o in quello che è, a differenza di quanto sarebbe un clone di qualcosa di esatto. E quindi come siamo arrivati qui? Siamo arrivati dal fatto che poi chi ha fatto studi classici ci ha detto ma lo sapete, ma lo sapete che è un topos, questo è un topo narrativo. Ha detto questo è un topo narrativo, aspetta, molto lo spieghiamo, cioè nell'epica greca Priscilla lo sa, esatto, Priscilla lo sa, nell'epica greca c'è questo topos che praticamente corrisponde alle narrazioni legate ai naviganti, al ritorno, ai marinai che devono, tipo l'Odissea, che devono riuscire a tornare, ai naufraghi che ritornano a casa, verso casa, e quindi cos'è? Hanno nostalgia di casa. Nostalgia in greco è nostos algos, il dolore, cioè, della mancanza, il dolore della mancanza, del ritorno, del ritorno. Del ritorno. E quindi ci siamo detti, siccome Algos ci fa cacare, volendo, partiamo da Nostos, che prende, che sia
un topos greco narrativo, sia un pezzo della parola nostalgia, e sia, come si è intuito, il nome del videogioco. A quel punto, se è il nome del videogioco, dato che stiamo facendo citazioni su citazioni e citazioni, ho detto ok, facciamo uno shooter a scorrimento, ma invece di farlo con una navicella, come ha detto prima Saido, facciamo una nave che spara, un veliero che spara da altre navi, perché comunque Ulisse che torna a casa con la nave, in realtà una serie di pippette da noi, e poi insomma dai. Vabbè, poi come Francesco, dicevo, c'è anche la violenza. Il telefono ha detto quanto cacarcazzo Mauro Zingarelli e ha no, poi... non è vero. Ma, visto che parliamo di reference, qualcuno prima ha detto una cosa a me molto cara. Okay. Ha detto Heidi. Ah, beh, allora. Fra, questo è un excursus che neanche, di cui neanche tu sei a conoscenza. Mi era stato detto di non dirlo mai, ma però l'hanno citato. Però l'hanno detto, è voluto tornare. Sono tornati loro. Che è successo? Che io, durante la riscrittura della sceneggiatura, a un certo punto ho fatto: regà, sto uomo deve passare da essere il soldato d'acciaio, generale di ferro di questa ragazza, a essere tipo il nonno di Heidi con le palle quadrate, perché deve essere uno stronzo scorbutico che però ci tiene poi Heidi, che non che vuole che insegna muoia. La pietà, se esatto. Ad Heidi. Anche fisicamente ci richiama un po', non è grosso, un po' nerboruto, e quindi è vero. Fa, perfetto, per me il corto si chiamerà Heidi. Una versione distopica di Heidi, il personaggio di lei è Heidi. Io gli ho detto guarda, bello, ma poi c'ho il reparto marketing in collegamento diretto, perché che sei tu, bello. Esatto. Ho detto guarda, se chiamo il corto Heidi non so quanto ci funziona. Io posso solo dire è colpa loro, quindi non si chiamerà. No, sto sì, però Heidi era meglio. Tra l'altro esiste già una presentazione PDF che prima o poi vedrete, ma questa è un'altra storia. La settimana prossima, eccetera. La settimana prossima ve lo facciamo vedere nella live. Hai visto? Tra l'altro, ragazzi, piccola parentesi prima di andare avanti e leggere. Intanto il crowdfunding è ancora aperto. Sono finiti i posti a Milano. Sì. Ce ne sono una cinquantina, adesso 48-49 in più a Roma. Sono finiti i posti sul set, ma comunque potete continuare a fare da produttori. Zio, questo no, gli dovete dare il giochino. Lasciate stare Heidi da una parte. Il gioco si chiama Nostos. Il corto si chiama Nostos. Mauro Zingarelli sarà Mauro Nostos Zingarelli alla fine di questo corto. Se non lo fai bene, ti ammazzo. Allora, ragazzi, prima di andare avanti, adesso leggeremo. Esatto. Maso ci leggerà il trattamento. Il trattamento che nasce da questa struttura qui. Prima di andare avanti vi ricordo anche che il brand che ha deciso di supportare questo progetto dello Short Movie Live è NordVPN. È stato molto figo, perché noi abbiamo detto ragazzi, loro volevano collaborare con noi, abbiamo detto ragazzi abbiamo in essere questo progetto, ci date una mano? Loro hanno detto sì, e quindi oltre a finanziare il corto in separata sede, per cui saranno produttori, ci sarà il logo alla fine del corto, eccetera, ci hanno dato anche la possibilità di darvi il 73% di sconto per prendere i servizi NordVPN, quindi navigare sicuri e anche magari andarsi a prendere nei vari siti di streaming i cataloghi che in Italia non sono disponibili, comprando e quindi acquistando il servizio NordVPN con il 73% di sconto, una parte dei fondi ritorneranno direttamente a noi per il cortometraggio. Quindi adesso c'è il link in chat, voglio che siate circa 1000 passa persone, voglio 1000 click su quel link, poi magari ce l'avete già nel VPN, ma comunque cliccateci, perché sono stati veramente fighi. Adesso Tommaso ci leggerà. Ma non lo sai a memoria? Io direi, Marco, se tu sei d'accordo, lo leggiamo tutto. Sì, dall'inizio sì. Alla fine, poi nei vari bivi, dal ci primo fermiamo. All'ultimo ci soffermiamo, sì. E facciamo scegliere. Andiamo avanti tutto. Sì, voi adesso noi leggeremo tutto il trattamento. Esatto. Durante il trattamento ci saranno dei punti che sono definiti come bivi, quindi voi non mi distrarre Renzoni e poi me lo perdo, come all'ultimo banco. Durante il trattamento arriveremo in dei punti che sono i nostri bivi, che poi dopo che abbiamo letto tutto quanto andremo a scegliere insieme da che parte vogliamo andare. Sì. Esatto. Quindi vado a prendere un computer. Mentre prendi un computer, ovviamente leggiamo il trattamento. In questo caso, essendo un corto senza dialoghi, il trattamento l'abbiamo portato a una fase di trattamento sceneggiato, quindi un trattamento che di fatto descrive l'azione. Esattamente, una sceneggiatura di fatto. Ovviamente Tommaso è lui. lui quindi è Tommaso ci legge il corto e...
No, però diciamo in qualche modo è quello che leggiamo stasera è un trattamento sceneggiato senza dialoghi perché nel corto non sono previsti, non perché non sia... Non sia tra l'altro la versione che leggeremo è una versione scritta da Tommaso con delle piccolissime revisioni da parte mia di robe necessarie dal punto di vista pratico, perché avevo già visto la location. Ve lo dico non per mettere il cazzo sul tavolo, ma perché se ci sono delle dissonanze dal punto di vista, come dire, stilistico, cioè, per quello, perché ci sono dei pezzettini così. Se una roba è scritta bene, la scritta è merda, esatto. E quindi abbiamo anche la possibilità di farvela vedere. Giacomo c'ha la schermata con la cosa in live. Giacomo, se la fai partire nel frattempo, non piano piano. Ok, Vito Blu scherzava, no, sono lo sceneggiatore. Io qui lascio la sedia del regista, così si vede. Qual è Mauro? Non sono visibili, è un gol. Questa, no? Sì, è questa. Questa è quella con... Third, fourth. Sì, ci sono pure i bivi, vediamo. Sì, vai, bivi. Che loro ce l'hanno già fermo. Francesco, tu dovresti averla questo file, te l'hanno mandato, così ci puoi seguire. La stavo recuperando giusto appunto. Tommaso, senza fermarti, piano piano, così Giacomo scorre insieme a te, i ragazzi in chat possono leggerla se hanno bisogno di leggerlo, comunque vedere, ragazzi, graficamente, perché queste live servono anche a questo, a farvi vedere come si fanno queste cose dal vero. Come si scrive questo? Ok, prima che inizio, allora, visto che hanno già chiesto due cose, una prima e una adesso. Vai. La sceneggiatura è scritta in Final Draft, questo è il software. L'altra cosa è i colori diversi fanno capo alle cosiddette revisioni, cioè ogni volta che si tocca la sceneggiatura, per praticità, si usa il revision mode, e questo revision mode fa sì che, lo vedete dagli asterischi al lato della pagina e dal colore, ogni modifica, diciamo, ha un colore. In questo caso, quindi, tendenzialmente quello che ha scritto in nero è quello che ha scritto originariamente Tommaso. Poi c'è una, no, poi c'è una versione, quella che mi sa che è l'azzurra. Che tu hai. La rossa è la. Allora io la rossa è la tua, l'azzurra. No. La rossa è questa versione qui. Ah, certo, è vero. E l'azzurra sono le aggiunte. E l'azzurra sono le aggiunte. Non leggo le intestazioni perché. Vai. Un razzo arancione si alza nel cielo terzo, sul panorama desolato di un futuro dove la tecnologia non esiste più. In lontananza, il fumo nero delle pile di cavi in plastica che vengono sciolti per ricavare il poco rame rimasto sulla terra. Poco dopo, ecco i nostri due riciclanti. L'uomo, aria da duro senza anima, con il braccio alzato verso il cielo a tenere la pistola lanciarazzi ancora fumante, e la ragazza, sguardo da bimbo soldato, vestiti war core, fermi immobili e tesi ad aspettare una risposta alla loro chiamata. Eccola, in lontananza, unico occupante del grosso stradone deserto che si stende a perdita d'occhio, un veicolo avanza verso i due. È un mezzo strano, un lontano ricordo di quello che doveva essere stato in origine, ora spogliato all'osso e sommerso da strati e strati di modifiche, drappi, cinghie. Il retro è adibito a deposito, pieno di resti e scarte di materiale tecnologico, case di computer, monitor, qualche pezzo di un vecchio server. Il mezzo si ferma e dalla portiera malandata emerge il mercante, un moderno beduino, bardato in maniera non dissimile da quella del suo mezzo di trasporto. L'uomo gli porge un piccolo contenitore in vetro, di vetro ossidato con il ricavato della loro spedizione. Dentro ci sono alcuni microchip e transistor. Il mercante schiaccia con i denti marci un test per il metallo e lo passa sulla mercanzia. Poi, non appena quello si colora di viola, fa un cenno soddisfatto e li getta in un pentolone di acido scuro. Poi afferra una bottiglia d'acqua purificata con lo iodio, giallastra e astringente, e una busta sottovuoto di larve essiccate. Quello è il pagamento per i due. L'uomo prende la bottiglia e la busta e li mette nello zaino. Mentre fa questo gesto, vediamo che all'interno c'è una scatoletta di metallo arrugginito. La ragazza la nota e la guarda incuriosita, ma l'uomo è rapido a nasconderla e a chiudere lo zaino. L'uomo mangia una larva, intanto setaccia il terreno con il metal detector. Segna col piede una X ogni volta che la levetta sul monitor fa un sobbalzo, e la ragazza dietro di lui si affretta con un setaccio da cercatore d'oro. Prende la terra e la passa, filtrando qualche pezzo di elettronica. Su di loro troneggia imponente un grosso capannone dall'aria abbandonata. A terra ci sono resti di oggetti tecnologici, un tempo essenziali, ora ridotti a carcasse di plastica svuotate del loro contenuto. Improvvisamente la ragazza sente un lamento, si volta e scorge qualcosa. Proviene dall'interno del capannone. L'uomo fa un'altra X e si volta a controllare il lavoro della sua compagna. Di lei però non c'è traccia. L'uomo si guarda intorno, preoccupato.
deve rimanere in guardia. In quelle zone non è raro essere attaccati dai... Il fischio della ragazza fa immobilizzare l'uomo. Si volta e la vede che fa capolino da una delle entrate del capannone e gli fa un cenno rapido col capo. C'è qualcosa. In un angolo del capannone, un altro riciclante sta morendo lentamente. Le mosche già gli ronzano attorno e dal costato spunta una freccia di balestra. La ragazza, senza curarsi del moribondo, inizia subito a frugargli nelle tasche. Lo sguardo dell'uomo incrocia quello del riciclante, una bestia inerme, sofferente. L'uomo la ferma. Non è così che si fa. Lei non capisce. Bivio. Ti ho portato dell'acqua. Grazie. Intanto al bivio leggiamo. Vai, leggiamo il bivio. A questo punto si parte col primo bivio, ragazzi, quindi la prima delle tre scelte che dovremo fare insieme, che vi invito a soppesare bene, perché anche se sembrano magari a livello di narrativa di eventi molto leggere, poi a livello di impatto, a livello di tematica e di significato sono fondamentali. Quindi leggiamo il primo bivio e poi andiamo avanti. Okay. La prima? Sì, leggiamo, diamole una scorsa veloce qui. Cioè... Hai bivi? Sì. Vai dritto col bivio. Bivio. Bivio uno. Lui si allontana. Bivio. Lui la allontana e prende una lama lunga e sottile dalla borsa. Lei osserva la scena. Gli solleva la testa, poggia la punta della lama dietro la sua nuca. Ultimo sguardo tra i due, pieno di dignità. Un colpo secco, fine delle sofferenze. Quindi di base questo è lui uccide la persona che è morente lì. Opzione 2. Lui prende una lama lunga e sottile dalla borsa, gliela porge. Lei lo guarda senza espressione. Lui fa un cenno col capo verso il moribondo. Lei capisce, guarda l'uomo in terra, allo sguardo supplicante, mentre lei non prova nulla. Esita un momento, fissandolo. Cerca il giusto punto dietro la nuca dell'uomo, come gli è stato insegnato, e conficca la lama. Ancora un lamento, la lama non è penetrata del tutto. Lei spinge di nuovo, più forte, e questa volta l'uomo si spegne tra le sue braccia. È la prima volta che uccide un uomo. Ora possono frugare. Qualche transistor, pochi ninnoli e poi un vecchissimo Game Boy abbrustolito. La ragazza lo prende e se lo rigira tra le mani. È un oggetto che non ha mai visto prima, ma sembra un bottino ricco. Prende un cacciavite per aprire la scocca, l'uomo glielo toglie dalle mani. Lui sì che lo riconosce. L'uomo si lascia andare a un sorriso appena accennato, mentre si allontana verso il centro del capannone. Poi un pensiero lo desta. Si volta verso la ragazza, che lo sta raggiungendo, incuriosita dal suo comportamento. Lui torna duro, ripone tutto nella busta nera legata in vita e fa cenno a lei di accamparsi lì. Fine primo atto. Fine, ragazzi, primo atto. Vi fermo un attimo. Sceglieremo dopo i bivi. Leggiamo prima tutta la sceneggiatura, tutto il trattamento, e poi ritorniamo su ogni bivo per scegliere. Vi Beh, voglio... già ordinato. Esatto. Ne parliamo dopo. No, voglio solo farvi capire una cosa. Qui stiamo, in questo primo bivio, dobbiamo decidere se è lei ad uccidere o se è lui ad uccidere. Sono scelte entrambe, e siccome io prima scherzavo con Mauro, non esiste una scelta giusta e una sbagliata, sono solo scelte che impattano in maniera forte la narrativa. In questo caso alcuni hanno detto che figa la seconda, altri stanno dicendo che figa la prima. Andando avanti e analizzando tutti i bivi, poi vi spiegheremo come cambiano le cose in base a cosa dobbiamo scegliere insieme. Vai, Tommaso. Atto 2. Il vento ulula tra i palazzi abbandonati e spazza via nuvole di polvere, mentre i nostri due sono avvolti nelle coperte al Mylar, mentre in un pentolino bolle una brodaglia di insetti. La ragazza sta sistemando un filo attorno all'accampamento, su cui sono attaccati vari ninnoli, una sorta di rudimentale sistema di allarme contro gli intrusi di questa notte perigliosa. Si muove piano, come se bisognasse star molto attenti a non far rumore. L'uomo invece è pensoso, si rigira tra le mani quel Game Boy. Quasi senza farsi vedere, fruga nello zaino e prende quella scatola di metallo arrugginito che abbiamo visto nella prima scena. La apre. Poco distante, la ragazza lo osserva. L'uomo scosta qualcosa nella scatolina fino a che non scorge quello che cerca. Una cassettina del Game Boy, un vecchio gioco con l'etichetta rovinata su cui leggiamo il titolo. Nostos. Prende la cassettina e con un gesto nostalgico soffia forte nella fessura. Ripete il gesto un paio di volte. Poi la inserisce. Gira il Game Boy e vediamo che manca lo sportellino sul retro. Dentro si vede che non ci sono le pile. Per un attimo si volta e getta uno sguardo al metal detector, al comparto delle batterie. La ragazza torna di corsa a togliere la zuppa dal fuoco prima che si bruci, quasi scottandosi. Lancia uno sguardo all'uomo, un po' infastidita. Quello è compito suo. Più tardi, la ragazza dorme stringendo una cetta come fosse un peluche. Più in là, il metal detector. Lo sportellino delle batterie è aperto e lo scomparto è vuoto. Ed è in questo momento che sentiamo a volume molto basso il celeberrimo tema 8-bit di Nostos. Quella musichetta ritmata riecheggia tutto intorno ai due riciclanti e nel buio qualcosa si muove.
L'uomo invece ha occhi solo per lo schermo. Gioca concentrato, perso nel tentativo di superare la propria high score. Perso in un tempo che era felice, ormai andato. Una lacrima, infatti, gli riga le guance indurite dal sole, mentre nei suoi occhi si riflette lo scorrere dei pezzi. Qualcosa urta il filo dei ninnoli e clang! Un sacchetto pieno di scarti di metallo si sgancia e si schianta al suolo. La ragazza spalanca gli occhi e immediatamente si accorge della musichetta e del suo compare perso dietro quell'aggeggio a lei sconosciuto e del predone alle sue spalle. In un attimo lancia la sua ascia, ma lui la schiva. L'uomo si desta, mentre lei gli intima di spegnere quel coso che fa rumore e sta attirando i predoni. Il predone nel frattempo si getta contro la ragazza e i due iniziano a lottare, mentre l'uomo afferra l'equipaggiamento e lo mette alla rinfusa nella sacca, a partire dalla sua preziosa scatola. Lei sembra riuscire a stendere il predone con un colpo e subito raccoglie quello che può prima di iniziare a fuggire con l'uomo. Ma l'uomo si accorge di qualcosa. Gli è scivolato di tasca il Game Boy. Torna indietro di corsa, si china, lo vede e lo afferra. E in quel momento il predone afferra la propria balestra e scocca una freccia che centra l'uomo nella coscia. Un urlo di dolore e di paura. Il predone ricarica il colpo. Bivio. Ma la ragazza è più rapida e lo uccide con l'ascia. Oppure, ma la ragazza è più veloce e lo mette fuori gioco, disarmandolo. Il predone fa per attaccare di nuovo, ma ora lei è armata e lui esita per poi scappare in ritirata. Andiamo avanti. Una flebile luce al neon verdastra, alimentata da una malandata batteria di un motorino, illumina i due riciclanti nascosti in un angolo riparato del capannone. L'uomo stringe i denti mentre la ragazza estrae la freccia dalla sua coscia e stringe un bendaggio attorno alla ferita. Lui è febbricitante, imperlato di sudore, destinato a morire. La ragazza, vicino a lui, beve le ultime gocce d'acqua dalla borraccia. Non hanno più acqua. Lui prova ad alzarsi, fa qualche passo e poi la gamba non gli regge e finisce in terra. La ragazza si alza e lo aiuta a mettersi seduto. Poi si guarda le mani. Sono piene di sangue. Lui incrocia il suo sguardo e quegli occhi gli ricordano l'uomo sul ciglio della strada. La ragazza si alza, fa qualche passo e raggiunge lo zaino dell'uomo. Prende il Game Boy e la scatolina da cui gli ha visto estrarre il gioco. La apre, prende il gioco e lo porge al compagno, insieme al Game Boy. L'uomo si rimette a giocare. La ragazza lo osserva un secondo e poi torna con lo sguardo alla scatolina. La apre. Dentro ci sono alcune foto ingiallite degli anni 90. Due fratelli, la mattina di Natale, seduti insieme sul divano davanti allo stesso Game Boy, la testa di uno appoggiata sulla spalla dell'altro. La ragazza le scosta e continua a esplorare il contenuto di quella capsula del tempo. Biglietti di una giostra, tessere telefoniche, qualche vecchio giocattolo di plastica. Intanto l'uomo continua la sua partita, il suo sguardo è perso nello schermo, gli occhi fissano il gioco ma la testa sembra essere altrove, in un paradiso perduto, un'età d'oro dove è stato felice. Lei osserva ancora un secondo il contenuto della scatola, poi la chiude, si alza e raggiunge la freccia che ha tolto dal corpo dell'uomo. La balestra del predone, la musica di Nosso si riecheggia nell'accampamento, l'uomo non si accorge di nulla. Lei carica la freccia nella balestra e si mette dietro l'uomo, che gioca affannosamente e prende i suoi ultimi respiri, infatuato e forse quasi sorridente. Lo sguardo della ragazza, velato di malinconia, ora cambia e diventa risoluto. Shink! Un colpo secco di balestra. L'uomo cade morto. La musichetta del Game Boy continua a riecheggiare nel capannone mentre le dita della ragazza chiudono le palpebre dell'uomo. Una pausa. Poi quelle stesse dita afferrano il Game Boy e lo tolgono dalle mani dell'uomo. Fine secondo atto. La ragazza dà il Game Boy al mercante. Lui osserva il bottino soddisfatto. Poi prende un cacciavite e lo apre come un'ostrica. Bivio. Prima che finisca nel pentolone d'acido, lei prende la cassettina, apre lo zaino e afferra la scatola di metallo. La apre, dentro è vuota, e lei ci mette il suo primo ricordo, la cassettina di Nostos. Oppure. E così la ragazza rimane immobile, lo sguardo gelido, a osservare quel Game Boy e la cassettina di Nostos sparire per sempre nel pentolone di acido scuro come la pece. Il mercante nota che è da sola. Lei fa cenno di no, come a dire che non c'è più, non ce l'ha fatta. Allora il mercante apre il furgone e fa scendere un ragazzo più piccolo, lo sguardo ancora più perso. Stacco. Insieme, i due si avviano a cercare microchip. Lei fa una X a terra e il ragazzino dietro si mette a setacciare la polvere. Beh, che dire. Questo è il trattamento. E quindi è quello da cui poi verrà sviluppato, da cui stiamo partendo per sviluppare tutta gran bomba. Beh, sì. Speriamo che
vi piaccia. Io sono molto molto soddisfatto e ringrazio Matteo Bruno all'epoca per averci detto bello, ma non mi arriva. Sì, è migliorato molto dal primo draft. Molto. Tra l'altro, per chi videogioca, dico che rileggendo questo trattato insieme ho capito più o meno come deve essere la musica proprio del gioco di Nostos. Mi è venuta in mente The Legend di Deltarune capitolo 1 e appunto chi l'ha giocato ha capito. Ora so che deve avere quel sound là, ho già una reference ben chiara in testa per questo momento che avete descritto alla fine proprio. È figo vedere come, sentire come nel trattamento è tutto un cerchio, come esattamente è stato messo qui su nero su bianco, su carta da pacchi. Sì. Adesso siamo nella fase in cui dobbiamo fare le scelte. Ci sono i bivi da... bisogna prendere delle strade, tre strade, tre bivi. Facciamo una facile per i ragazzi. No. Leggiamo il primo e poi nel sondaggio la facciamo facile. Ah, esatto, allora facciamo così, però vi spiego. Quello che c'è è fondamentale in questo momento, perché ad esempio vedevo che molti discutevano in chat mentre Tommaso leggeva. Uh-huh. Ora io per esempio vi spiego a livello di significato cosa può significare la reazione. Parliamo del primo bivio, ok? Il primo bivio è: c'è il morente con la freccia nel costato, dove poi troveranno il Game Boy. Il bivio è: lo uccide la ragazza o lo uccide l'uomo. In ogni caso, lui comunque gli sta insegnando come bisogna fare. Cioè, esatto. Prima uccidi con dignità e poi frughi il cadavere. La differenza qui qual è a livello di narrazione? Poi tu correggimi se sbaglio. Se lei uccide, è forte perché gli stiamo facendo vedere subito che lei sta apprendendo una cosa che dopo vedremo che rifarà. Se lei non uccide, vuol dire che andando avanti nella storia, se poi anche il secondo bivio dovessimo decidere che non uccide, la prima volta che in scena la vediamo uccidere è quando uccide il suo mentore. Che vi dico, io personalmente... No, sì, ma esatto. Io personalmente, se mi posso permettere, dai, Tommaso... Diciamo le preferenze. Prima che parte il sondaggio... Io sui bivi sto muto. Se mi posso permettere... No, ragiono proprio da montatore. Cioè, quello che si ritrova la roba e che deve raccontare la storia. Io a quel punto direi al regista, ma non è un sacco più fico se la prima volta che lei la vediamo uccidere, cioè compiere quello che è il gesto estremo, perché uccidere, ragazzi, non è facile. Lui gli fa capire che levare la vita a una persona è una cosa importante. Io da montatore direi, non è più figo se noi, se la dobbiamo proprio vedere fare questo gesto, uccidere qualcuno, lei uccide lui, cioè non uccide prima. Anche perché è più semplice per lei avere un atto di pietà nei confronti, esatto, del mentore. Cioè, secondo me così, sarebbe molto più forte. Giovanni da cosa. Esterno alla scrittura preferisce la seconda modalità. Sì, che è lui che la prima. La prima, che è lui che uccide, non esatto, lei. Non lei, mai. Lei per me qua è sbagliatissimo. Fra anche. Anche per me al 100%, lei deve arrivare a uccidere solo lui. Io da regista, se Giovanni mi dicesse questa cosa, gli direi: mortacci tua, perché me lo stai dicendo adesso che siamo al montaggio? Zio, perché sono al montaggio? Cioè, me lo potevi dire prima, questo era. E te lo sto dicendo adesso. No, nel senso, vieni a dire per quale motivo, cioè Giovanni ha fatto questo scenario ipotetico nel quale siamo al montaggio e mi chiede perché non l'ho girato in un'altra maniera, ma io temo. No, perché se no ti dico, se hai fatto vedere che lo uccidi, io non lo faccio vedere, lascio il dubbio nel caso che, dato che sta girando, direi: senti zio, ma che dici se lasciamo il dubbio, perché è più figo che lei uccide alla fine. Quindi lanciamo questo sondaggio, Giacomo Boria, molto facile: l'uomo uccide o lei lo uccide? Così, esatto. E voi che ci dite? Nel frattempo, Marco, di la tua, adesso già con... Allora, io, guarda, sarò sincero, io sono un po' combattuto, nel senso, narrativamente, secondo me, a livello di proprio di scena, messa in scena, mi piace più la prima versione, in cui è lui che è diretto, prende, fa, esatto, e ce la togliamo in velocissimo. E anche il suo ruolo nella coppia. Esatto, e quindi diciamo che a livello visivo mi attira più la prima. A livello narrativo vi dirò, il fatto di vedere che lei comincia comunque a essere svezzata da quel punto di vista è un po'... io torno sempre un po' a The Last of Us. C'è la scena in cui Abby, mi pare,
Vabbè, non è, non è l'uno e il due. secondo. Nel secondo, ad Abby viene insegnato, mi pare che sia ad Abby, viene insegnato che quando cacci il cervo, poi dopo che l'hai colpito al torace, devi anche Zio, ammazzarlo. quello è Avatar, però. No, no, me, cioè, vabbè, questo è uno stereotipo, è Mi pare che però narrativa sia Tommy quantificata. che caccia, non è Abby, è Tommy che va a caccia con Ellie, forse. Scusate, ragazzi, Ok. c'è un errore Sì. di battitura nel sondaggio. C'è scritto il predone lo uccide lui o lei. Non è il predone, è il riciclante morente. Giacomo Boria, puoi farcela, ti prego. Vabbè, comunque, se volete che sia lui a uccidere il riciclante morente, lui, se lei, lei. Io parlo dopo. No, no, esatto. E Cioè, quindi io loro non ci stanno alla dicevo, fine a del me sondaggio, questo. narrativamente No, no, attira il no, no, parlano alla fine del concetto. sondaggio perché non vorrei Sì. portare. A me narrativamente attira un po' il concetto. Sono combattuto, ma mi attira anche il concetto che sia lei a compiere quest'atto, anche se C'è effettivamente è tanto di molto vicino. forte che la prima morte, che il primo suo omicidio sia lui. Esatto, perché lei comunque impara, cioè lui gli sta insegnando, lui è il suo mentore, cioè gli sta facendo vedere, magari poi sarà Mauro in fase di regia a mettere in scena, diciamo, la situazione e a farti vedere Io come la fa aspetto la di essere cosa, al però, montaggio, così poi tu mi se non dirai. vedete il Poi al montaggio te lo sondaggio, cambio, però. Ragazzi, ricaricate la pagina. C'è un utente Però che ha scritto una cosa, secondo me, super, super intelligente. Ora non sto più trovando il commento. Eccolo qua. Icaru8ele ha scritto: perdonami se ho letto male il nickname. Ha scritto: l'uomo lo uccide, la ragazza ha già ucciso, ma per sopravvivere. In questo caso, per un'altra ragione. Lui le mostra che si può uccidere anche per pietà. Giustissimo, sono super d'accordo. Non ci bravo, avevo pensato, giusto, ma brava è Zaro. sensato. Lei sa uccidere, magari, ma non per questo motivo. Ma sì, magari ecco, la differenza è che uccidere a sangue caldo è un conto, invece a trovarsi qualcuno che è lì già praticamente morente, ucciderlo guardandolo negli occhi senza che sia una minaccia. Una cosa posso dirla? Ho letto un mix. Sono contro i mix. No, 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 i mix raga, no, uno o sono contro i due. I mix mix. O è sono gassato o è la naturale. scelta Uno e due. fallimentare Sì, sempre. la scelta No, democristiana. Blake Sì. Snyder, quello di Save the Cat, si chiama half-stepping. Quando fai un Un passo, no? po', Si va in una Però, direzione. giustamente, e io qua continuo, come dice Leoni, quando dovrà uccidere il suo mentore, allora capisce il vero significato della morte e dell'omicidio. Cioè, il fatto Capito? che lei uccida qualcuno, secondo me, è estremamente importante. Di Sì. conseguenza, deve essere l'atto finale che lei fa. E beh, prende ancora più forza Credo se sia lei lo fa finito. alla Non fine. parlo, non È parlerò finito fino il alla fine di questo sondaggio. sondaggio. È finito? Il sondaggio, già Che non c'è ansia, bisogno che faccio me una lo mandi fatica a perché star lo zitto vedo. io. Vedo Quindi poi il 356 nome sempre il voti. tuo rimane. 356 voti che dicono che deve essere lui a uccidere chi deve Certo. uccidere piuttosto che lei, che sono in Ok, 58. Quindi posso? direi plebiscito 86, Ora che è certo che è lui che 14%. uccide, È lui che uccide al primo. Quindi lo la segniamo, trovo una fatto. grandissima idea. Grazie, Per questo cioè, l'ho bene. scritta. Una grandissima idea, per questo l'ho scritta. Non è stato crowdsourcing, questo è tutto. No, nel Perché? senso, Perché? perché un omicidio esiste, ma segnerà l'arco di trasformazione del personaggio di lei. Quindi qui vediamo che non riesce, per poi poter vedere che Occhio che riesce mi alla stai anche fine. inficiando il secondo bivio così, eh. Però, No, 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 andiamo no, 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 avanti. Cioè, per quello esempio, non questa ufficio. cosa si Scusa, vede quello in non Freaks ufficio. Out, No, se quello non non lo vedi lì, ufficio. non lo infici. No, quello non ufficio. Sto Non attento. infici. Perché adesso O comunque non lo ufficio. arriviamo al Perché bivio quello del predone, a sangue Beh, caldo. in ogni caso, quello che dico è che tutto ciò che noi vediamo qualcuno fare è più giusto che lo vediamo non riuscire del tutto a fare o comunque non È che fare comunque all'inizio. Questo come setup e payoff, il concetto di semina e raccolta. una storia del genere, ogni minima azione ha un'importanza enorme. Anche perché la Quindi, simmetria funziona, ma sì, deve essere uguale ma diverso, se no è certo. la stessa storia che si Ora, ripete. secondo bivio. Grazie, Ci siamo. Secondo bivio, al momento in cui c'è il predone che attacca e loro devono reagire, la scelta è: la ragazza è più rapida e lo uccide con la sua ascia, oppure la ragazza è più veloce e qui c'è scritto lo mette fuori gioco disarmandolo. Quindi di base la scelta è: la ragazza uccide il predone, la ragazza non uccide il predone. Posso fare l'anticonformista? Sì, Nonostante vai. se mi aspetto che adesso per coerenza con la prima scelta si vada per la ragazza che disarma, per me a questo punto è più potente se lei uccide
il predone. Questo perché è molto interessante. Si mostra la differenza tra le due morti e tra le due uccisioni, che hanno due significati e sapori completamente diversi, e secondo me devono essere entrambi vissuti da lei. Allora, guarda, sai, invece una cosa interessante, perché sì, una cosa da ricordare più in generale per valutare bene questo video è che si parla di uccisioni completamente differenti, cioè, nel senso che non è che uccidere automaticamente vuol dire uccidere, può voler dire, nel primo caso c'è una simmetria di pietas, qui si parla di tutt'altro, cioè, però non faccio, che sia per sì, forza, però, aspetta, aspetta, Giova, faccio l'avvocato del diavolo, ragionando più da uomo di comunicazione e meno da, diciamo, componente artistica della questione. Bisogna anche, secondo me, in questi casi prendere scelte molto nette per far capire a chiunque stia guardando la forza del momento successivo. Cioè, quello che dice Francesco è molto giusto ed è molto figo, ma anche molto sottile, e il rischio di far uccidere a lei il predone, secondo me, è che poi l'ultima volta in cui lei deve scegliere di morire, di uccidere, se sei molto sensibile, come magari lo è Francesco, ce la cogli questa cosa. Invece, magari persone meno sensibili, meno attente, l'atto finale di lei che uccide è un po' si fa. Perde l'importanza. Hai ragione, capisco. Super partes, faccio avvocato di entrambe le cose, va bene? Wow, un avvocato scarsissimo. Prima che tu fai l'avvocato, c'ho un mezzo... Ragazzi... Il suo atto di uccidere qualcuno è tremendamente importante. Basta, Gio, abbiamo capito, io immagino, sai perché? E poi mi sto zitto. Io non ce la spazio a far parlare Tommaso. Fai parlare Tommaso. Immagino la musica che sale, che arriva all'apice e lei uccide. Allora, vai. Ci sono a favore della prima: la ragazza è più rapida e uccide con l'ascia. È una morte di tipo diverso, non è pietas, è uccisione. Nella struttura dei tre può essere che prima vedo che non riesce a uccidere, poi vedo che riesce a uccidere per difesa, poi vedo che quindi riesce a uccidere per pietas. Quindi può essere una progressione. Oppure, ma la ragazza più veloce lo mette fuori gioco disarmandolo. Il predone fa, anzi, ancora per il primo, poi ci resta tra le palle il predone. L'abbiamo disarmato, non l'abbiamo ucciso. A favore della seconda, che la seconda cambia anche un pochino quello che segue in sceneggiatura. Lei è veloce, lo abbiamo visto essere una combattente, lo possiamo fare. Lei non riesce a uccidere, questo dà ancora più importanza alla sua uccisione finale, perché se non è riuscita a uccidere prima, quindi sarà la sua prima uccisione in qualche ma modo. Poi quanto finale. È figo che le due morti speculari, le uniche due morti del corto sono quelle speculari, uno. Che non c'è una terza morte, cioè non c'è la morte di mezzo. Quindi questa è la guerra tra, questa è l'antica guerra che c'è tra progressione o strappo. Cioè, narrativamente, facciamo una progressione, non riesce a uccidere, uccide per un motivo e poi riesce finalmente a uccidere per un motivo, oppure non riesce a uccidere, deve uccidere. Ragazzi, che è assurdo il sondaggio. Ragazzi, fermo 4 voti. No. Ammazza, che vittoria. Allora, io sono contentissimo. Non lo uccide. Per poco, la ragazza non lo uccide per 4 voti. Oh, ragazzi, ma la ragazza lo uccide, è stato in vantaggio per tutta la cosa. Io ho sudato freddo. La ragazza alla fine vince, non lo uccide per 4 voti. 4 voti. Perdonatemi, io sono contento così. Ah, ok, sì, ho letto. Assurdo. Ho letto. Chissà. Io sono contento così. Sì. Non allora, so Marco, dire... non so Marco, non so Tommaso, devo non so dire... Mauro, no, ma io sono contento vi così. Vi dico come la vivevo io. Per me fondamentale era il primo bivio, cioè se sceglievamo dall'inizio che lei era costa improntata... Costa di più. Sì, costa di più. Perché? Zio, quindi, no, non muore il predone. Non costa di più, perché adesso noi da qui faremo un'altra cosa. E siccome io già sento... Adesso noi ragazzi scegliamo i bivi, poi ci sono delle cosine già su questo trattamento che dobbiamo un po' modificare, e poi Tommaso continuerà a scrivere per adattare tutto quanto. Quindi andiamo al terzo bivio. Vi dicevo, io per me è fondamentale il primo bivio. Se lei uccideva dall'inizio, mi accollavo che uccidesse anche lui. Sì, esatto. Se invece prima non uccideva, ma uccideva lui, io volevo che le morti fossero speculari, solo quelle due. Posso dire una cosa? Io finora non ho parlato perché mi sto facendo i cavolacci miei. Però mi fa molto ridere che mentre parlavamo di questa morte, io la stavo vivendo come quello che si deve poi accollare, rimetterla in scena, certo. No? E quindi stavo lì e facevo... Che c'era? Marco che faceva, beh, è importante che non lo uccida. Io pensavo, sì, effettivamente è importante.
Dante che non uccida, perché poi ha questa morte finale, eccetera, mm-hmm. eccetera. E poi sai, no, però se lo uccide effettivamente fa vedere che è un tipo di omicidio diverso e che sono due cose diverse. Effettivamente, se tu lo metti in scena, diverso. È una cosa. Poi devi girarlo che lei, però, perché io poi stavo pensando nella mia testa, che nella scena successiva deve avere comunque in mano la balestra perché deve poter uccidere Tizio. No. Quindi se lei lo disarma, ce l'ha in mano. Se lei lo uccide, ci devo girare un inquadratura in poi, direi che si china e prende la balestra. Hai detto una cosa bellissima che è uscita da questa cosa, da questo sondaggio. Ci sarà un enorme e potentissimo, che tu lo racconti, che tu lo voglia raccontare, sì. o no, sguardo tra il predone, se lo vuoi fare, che si è un po' risvegliato, legato, quello che è, comunque se no è svenuto, però, e lei, è quando lei prende la balestra, perché ora la prende da una persona viva, non la prende da un morto. Cioè, capito, pensa che mina, poi pensa al finale, zio, la musica sale all'apice, il casino totale, primo piano su di lei, i suoi occhi. Oh, hai cagato il cazzo, bellissimo, devo girare io. È bellissimo, che sì. Palle. Ma lo monterò. Ho capito, ma io non te la giro il primo piano degli occhi. Il problema è che siamo tutti i registi. Esatto. Allora, terzo atto, Bivio 3. Bivio 3. Bivio 3. La scelta è questa. Lei si tiene la il Game Boy comunque va via, ragazzi. Uh-huh. Quindi la questione è, lei si tiene la cartuccia e la conserva nella scatolina di metallo che era dell'uomo, o cuore di ghiaccio dà via anche la cartuccia al mercante per ottenere più cibo e più acqua? Sento che non è stata citata una cosa, perché ovviamente... prima del sondaggio, Giacomo. Sì, esatto, prima del sondaggio, questa è una copia di lavorazione. Lei in ogni caso... tiene la scatola di ricordi. Certo, sì, la differenza è se la tiene vuota o, ci mette... o se ci mette dentro la cartuccia. Sì, però dal punto di vista della scatola dei ricordi, dal punto di vista dell'azione, se lei dà via tutto, esatto. o se lei tiene qualcosa da questa esperienza. Sì, io volevo giusto citare che comunque a prescindere lei tiene la scatola dei ricordi, perché il concetto è che comunque lei si porta dietro la possibilità, no? Metaforica. Il sondaggio, lei si porta comunque dietro la possibilità. Se volete faccio veramente il nuovo avvocato del diavolo. Ma tu cosa? Io direi, sì, Mauro, visto no, aspetta, prime aspetta. Due. Sai che queste hanno senso entrambe? Esatto. Secondo me qui dico. È facile. Questo nel senso, se lei avvia tutta sì. la vita fa schifo. Sì. Esatto, cioè se lei si tiene la cartuccia, è quello che stiamo raccontando, è che lei è stata contagiata in questa storia dal germe della nostalgia, mm-hmm. che gli è entrato dentro. E quindi potenzialmente anche lei a un certo punto farà una fine non positiva, perché la nostalgia se l'è presa e pian piano la contagierà sempre di più. Se invece dà via anche la cartuccia, raccontiamo una ragazza che è cresciuta in una società per cui se tu provi dei sentimenti di un certo tipo muori, e quindi non li provi, è meglio distaccarsi e sopravvivere. C'è una cosa importante, perché la differenza tra dare e prendere la cartuccia non vuol dire non aver vissuto questa esperienza. No, vuol dire cosa ne hai preso. E tantomeno non essere rattristata dalla morte del mentore. Ma è quasi anche l'osservatore che cambia lo spettatore o l'osservatore di un esperimento. Lo spettatore che cambia l'esito di qualcosa. Cioè, quando io guardo questo e lei tiene la cartuccia, uno potrebbe dire più a favore di spettatore. Lei tiene la cartuccia per far capire a me spettatore che lei ha imparato la lezione, diciamo. Oppure non la tiene... E in fondo per il suo viaggio personale sono forse, quando si dice allo spettatore dai 2 più 2 uguale 4, non dargli 4, cioè dargli gli ingredienti per comprendere una storia. Quindi uno potrebbe dire gli do 2 più 2, lo spettatore a guardarla negli occhi e a dire questa ce l'ha dentro il germe adesso della nostalgia, certo. e se la porterà presto. Quindi anche se la prende gliela dà in fondo dentro, quella cosa le è rimasta. Quindi è proprio una questione di postura rispetto alla narrazione. Cioè, la famosa trottola alla fine di Inception. Esatto, testa che si crea il significato, se è sullo schermo. Io preferisco che dà via la cartuccia. Ve lo dico. Che dia via? Regà, è un cazzo di mondo in cui devi sopravvivere. Ma non solo, non solo per me. Tanto più comunque non è la cartuccia che gli mantiene in no, testa. No, però io l'ho visto come un voglio tenere qualcosa di lui comunque. Mauro, tu però è quello che l'ha ucciso anche in parte, secondo lei, esatto, capito? Perché secondo me lo dà via. Del tipo, questo mi ricorda perché è morto il mio mentore. Vaffanculo la nostalgia.
questo mondo non è fatto per questo, e lui si è indebolito anche per questo oggetto che io al contrario dovrei conservarmi per sempre. Non sono d'accordo con Tonio Cartone 96 che dice: ma così non cambia niente, diventa una non storia. Non è vero. No. Perché tu semplicemente no, hai raccontato che lei è quando te pare Tonio Cartoccio. Non è vero, perché lei ha imparato delle se cose. Se beccamo a Piazza Sempione quando te pare Tonio Cartoccio. E comunque, secondo me, a me piacerebbe così. Io sono guarda, io direi il mercante la guarda, lei sorride e capisce, sa chi sono bamba. Esatto, e senti l'Africa. No, allora io, vabbè, è finito il sondaggio. Ha vinto non dalla cartuccia. Non dalla cartuccia, dice il sondaggio. Posso dire la mia? Sì. Secondo me è meglio non dalla cartuccia. Bravo, bravo. Quindi se la tiene. Perché se tu sai come sarai bravissimo a raccontare questa cosa, non da. Perché è ovvio che questo sta nella mano del regista. Il non dare la cartuccia ti fa ho capito male, ho capito che la dai. Non la dà. Non dare la cartuccia senza leccare il concetto di dire ah guarda, proprio vedere che se la tiene, cioè ci vai dentro, no. In maniera molto anche sorprendente quasi. Non basta detto semplicemente che in questa scena, magari basta semplicemente che lei gli dia il Game Boy e non c'è la cartuccia. Cioè, non è detto che tu debba venire qua. Lo puoi rivelare anche alla fine. Esatto. Ma fate fare il mio lavoro, mortacci vostri. Ma lo montiamo noi. Ma stai rompendo troppo. Stai rompendo i tre. Lei può dar tutto lì e poi dopo vediamo all'ultimo, proprio quando all'ultimo, che invece se l'è tenuto. Cioè, l'importante è capire qualcosa le è restato, perché io ho la sensazione, ma questo deriva soltanto da tanta anzianità potentissima, che a forza di scrivere cose e vederle sullo schermo, tante cose che sono sfumature meravigliose di senso che ti rimangono dentro, in 120 minuti assolutamente riesci a fare, in 10 meno. Quindi il rischio che poi rimani un po' così, che non ti sei ti così hai chiuso proprio. Quello è un setup e payoff. Tommaso è il vecchio con la I maiuscola e la V maiuscola. Quindi con la O maiuscola. Ragazzi, adesso... Era così di simmetria. Ma pure con l'H maiuscola. Quindi ragazzi, adesso abbiamo i nostri tre bivi risolti. Quindi abbiamo tutta la nostra storia scritta. Da questo momento in poi quello che succederà è che mercoledì prossimo, sempre alle 21, credo, ci sarà la live di preproduzione, che significa che Adriano, che non sei tu, Mauro, Adriano, Mauro, Adriano, Tommaso, Adriano, Mauro, che Adriano, Mauro, Matteo ci sarà, sì? No, Matteo. Okay. Ma la ragazza alla fine vabbè, Adriano e Mauro principalmente porteranno avanti tutta quella che è la preproduzione, quindi vi mostreranno i mood board, quindi tutta la questione visiva che insieme a Vignoni, il nostro disegnatore di fiducia, abbiamo disegnato i costumi dei personaggi, abbiamo disegnato i personaggi, Mauro ha cominciato a fare gli storyboard, quindi a mettere su carta a livello di disegno quello che poi saranno le inquadrature, quindi segnatevi mercoledì prossimo alle 21, c'è questa live fondamentale perché è quella che poi vi darà degli spoiler visivi su quello che andremo a fare. Ok, Marco. Visto che non torno più, esatto. È così. Oggi sicuramente vorrà tornare. Vorrà tornare Tommaso Renzoni. Io oggi muoio. No. Non torno più. Hanno detto una domanda che è stata fatta più volte, che è questa del fatto dei dialoghi. Bravo. Volevo rispondere perché dicono giustamente, ho un dubbio, ma non è un po' forzata questa mancanza di dialoghi? Sono d'accordo con il fatto di non fare spiegoni, ma alcune cose sarebbero più naturali parlate, tipo il fatto di dire di accamparsi invece di farglielo capire. Scusate, e tutta ma una serie di altre cose che quindi, sono andate su. Una delle risposte più facili è, non solo lui non deve mai dirle di accamparsi, ma è nella testa di chi ha ascoltato che si è prodotta la scena in cui lui dice di accamparsi. Di fatto noi abbiamo staccato da due persone a cammino a due persone accampate. Sono già accampate. Esattamente, questo produce, quando io vi dico per chiunque scrivesse come monito, non date allo spettatore, ti do due più due e ti dico uguale quattro, non glielo fate perché questa formula qua annoia, date due e due, lasciate che sia lo spettatore nella sua mente a fare quattro, fate vedere due che camminano / due accampati, fate vedere la zuppa che bolle, lei che arriva e la toglie anche incazzata. È lì che scopriamo, guardando negli sguardi e nel modo di comportarsi. C'è solo un punto che non rivelerò perché ne va della mia paga, in cui forse una battuta avrebbe aiutato.
Per il resto, questo corto gira tranquillamente senza dialoghi. E il vantaggio è che esattamente 2 più punto interrogativo uguale 4. Vedete che ho fatto il classico, è molto più corretta come formula. E il vantaggio dell'assenza dei dialoghi è che no, non sembra inutile. Noi parliamo tanto come cultura in televisione, su Rai 1, su Rai 2, su Rai 3. Si parla tanto, anche. Si spiega, si fa troppo. Per evitare la distrazione. Qui siamo in un medium diverso, 10 minuti della vostra attenzione on demand. È molto diverso la postura dello spettatore e vi assicuro che questo è proprio un esercizio da fare per quello che scrivete. Provate a riscrivere senza i dialoghi. Tenete solo quelli essenziali. In un film buono, ottimo, i dialoghi che ci sono quelli essenziali. A noi non ce ne servivano. Pensate a Wall-E, l'inizio esatto. È tutto muto. Pensate a Mad Max Fury Road, che si parla pochissimo. Cioè, tutti i film che visivamente ti colpiscono lo fanno perché principalmente si parla o si parla poco. Ma essendo un corto, 10 minuti, c'è la possibilità di non parlare. Abbiamo scelto di non farlo. Ma anche perché meno si spiega, pur essendo comprensibili, più si rende lo spettatore partecipe del testo. Soprattutto dai la possibilità a chi sta guardando di ragionare su quello che sta avvenendo, perché non glielo stai servendo. Poi, avete visto pure quando uno legge un libro, vede il film, dice: ah, ma era meglio il libro, perché nella sua testa ha prodotto il film. Esatto. È quella la differenza, nella tua testa di The Quiet Place, sì, ragazzi. Cioè, in generale, in sceneggiatura non si dice meglio dire con 4 parole quello che avresti potuto show, dire con 8. Don't tell. Questo è il grande motto: mostra, non raccontare. Mostra, e poi possiamo andare a vincere gli Oscar come miglior corto straniero. Assolutamente. Perché non ci sono dialoghi e quindi è interdetto. No, se rivedo un'altra volta scritto che si deve chiamare Achille, io ti giuro che lo chiamo Achille. No, quindi no, anche lei Achille. Allora, Mauro, visto che siamo a spalle, i personaggi come si chiamano? Cazzo, no, ragazzi. Giovanni, okay, fermo, stai prendendo derive, lascia perdere. Okay. Adesso derive. Adesso io voglio dire due cose. Ragioniamo sul fatto che vabbè, no, le facciamo dopo. Queste cose, una sola cosa voglio dire. No, una sola cosa voglio dire. Secondo me lei, e questa cosa che ci tengo, quando tu hai letto che deve bere l'acqua, beve l'acqua e capisce che è finita, lei deve andarla a dare a lui l'acqua. Ma questo perché è lì che capisce, che tu capisci, sì, che lei ci tiene. Lei beve l'acqua e sta finendo. Quando fa tutto il giro, gli dà il Game Boy, gli dà anche quel poco d'acqua. Esatto, perché così allora capisci che lei ci tiene e poi comunque la mazza. Allora comunque, ragazzi, oggi finisce qui. Cioè, sì, questo è il lavoro che abbiamo fatto in scrittura con Francesco da Milano, Tommaso che ha reso tutte le nostre idee qualcosa di concreto e di scritto, e Mauro ed io abbiamo lavorato a questo tipo, a questa fase. Da oggi parte, è già partita, ma mercoledì ci sarà live di preproduzione in cui vedrete tutto il lavoro che stanno facendo Adriano, Mauro, lo scenografo, il direttore della fotografia, l'aiuto regia, tutti i ruoli che già stanno lavorando per poi trasformare questa sceneggiatura in realtà visiva. Io voglio ringraziare tutti quelli che si sono abbonati oggi. Fai un po' di nomi. Faccio un po' di nomi: Anna Lamonte, 15 mesi, Giusto, 9, Celineri, 2 mesi, Marco a 95, 9 mesi, Lamberti, 19, Prime, Mister Alex, 96, 13 mesi, Simpe Barbe, 5 mesi, Deco, 87, 94, 15, Macmiller, 2. Alessio Mate 12, Neuro K 16, Leo Gab 99 16, Fede 63 96 15, Angela Davi 10, Blizzi Blivizami Prime, Nora 483, tanti grazie, ragazzi, mille a tutti veramente che stanno tanti abbonando, perché abbonandovi potete supportare questo tipo di progetti e il fatto che la Slim Dogs sia su Twitch e abbia voglia di portare questo tipo di cose che non ho paura a dirlo, su Twitch non si vedono, no, secondo me, quasi da nessuna parte. Soprattutto sono progetti che un corto prodotto insieme alle persone in cui mostriamo in live tutto il processo, è un progetto che in Italia sicuramente, secondo non me, anche in Europa non è stato fatto, quindi Italia sto no, in mega fissa. E nel mondo secondo me non è mai stato. Senti, scusa, bisogna dobbiamo puntare. L'unica cosa, ricordiamo, sono rimasti più o meno una cinquantina di posti a Roma per l'anteprima. A Milano sono finiti, Roma tutti miei, sono finiti i posti sul set, però avete ancora la possibilità, tutti gli arti pers eccetera, la colonna sonora e anche la maglietta. C'è chi mi ha detto non c'è più la maglietta. No ragazzi, la maglietta c'è.
è stata integrata anche ad altri, esatto, reward. Quindi se andate nella pagina basta scrivere punto esclamativo Done, c'è il link dove potete trovare tutti i reward a disposizione, c'è scritto assolutamente tutto. Se no ci sono delle mail o anche un contatto direttamente di Giacomo dove ci potete scrivere, ora Giacomo, dove ci potete scrivere se avete qualsiasi problema. La raccolta del crowdfunding non si fermerà fino alla fine di novembre, se non ricordo male, quindi fino a proprio all'inizio del set. Fissiamo i punti che che affronteremo più andando avanti nel progetto. Mercoledì prossimo live di pre-produzione in cui mostreremo tutto il lavoro che è stato fatto fino adesso. Le riprese saranno tra la fine di novembre e l'inizio di dicembre. Stiamo capendo ancora le date precise. Vi anticipo già che ci saranno due live in cui vi mostreremo due mezze giornate di riprese, quindi più o meno dal pomeriggio fino a tardo pomeriggio, quindi da inizio pomeriggio fino a tardo pomeriggio vi mostreremo due mezze giornate di riprese, e poi dopo, andando avanti, c'è una live di montaggio. Nel frattempo adesso Tommaso proseguirà a scrivere da questo che abbiamo fatto oggi, Mauro continuerà a fare il suo lavoro, io ringrazio anche Fra che ci ha supportato, uno con la creazione del gioco, due anche dandoci molte idee, molti spunti per la sceneggiatura, ci supporterà per la colonna sonora, che anzi Fra, se non fai devi lavorare con Mauro, se no poi Mauro Zingarello piange. E quindi ragazzi, io direi che questa live può finire qui, vi ringraziamo tantissimo. Dico una stronzata. Già lo dici prima. Sì, è già una cosa, così non mi prendete sul serio perché sto per dire una stronzata. Propongo di aggiungere il pack da 5.000 euro la cartuccia di Nostos. Calcola, che potrei andargli la denuncia di Nintendo anche dentro la reward, anche la denuncia di Nintendo. Ah certo, tutti i materiali originali. Le reliquie di Tommaso Renzoni. Il bicchiere di vetro usato stasera. Comunque no, una volta, questo me lo sono ricordato adesso, una volta che avremo la sceneggiatura definitiva, quello che faremo sarà mandarla a tutti i donatori, non mi ricordo a che livello di reward, poi Giacomo mi picchia se dico il livello, quindi penso manderemo la sceneggiatura via mail. Poi non so a chi, non voglio dire cavolate. E quindi ragazzi, niente, per quelli che sono rimasti qua vi ricordo domenica sera siamo di nuovo qua questa domenica, quindi il 7 novembre siamo di nuovo qua dalle 19, da che ora Marco? Dalle 19 con il format Roll and Movie in cui faremo una ruolata nel mondo di Pirati dei Caraibi, esatto, e sarà divertente. Basta. Quindi Fra, grazie mille a tutti, grazie, a voi, un piacere avervi. Buonanotte, Giacomo, buonanotte. Già, tu adesso Fra non vai live, quindi non lo so, Giacomo Pare, se tu vuoi fare un ride, fallo a chi, anzi se può avere Tommaso come professore in tutte le università, anche in economia, facciamo un ride, spoiler, dovrete Francesco Ciruzzo sarà nel corto, c'è la sua faccia, sì, sarà nel corto, quindi non un obiettivo come sarà trovata, no, in un sappiamo modo insospettabile. Esatto, dovrete trovarlo. Quindi ragazzi, buonanotte, ciao, grazie mille. Titoli di coda. Ciao. Non mi cagate il corso. Non mi cagate il corso.